Per la quinta sera consecutiva, benvenuti a una trasmissione che parla di Serie A, che parla di Fiorentina. Stasera Fiorentina-Sassuolo, sta giocando Atalanta-Udinese, un po' a sorpresa la formazione di Gasperini, che paga forse la stanchezza della terza partita nell'arco di 8 giorni. Napoli-Fiorentina-Udinese stasera sta facendo solo 0-0, facendo così respirare almeno il Milan, che non se ne vede passare davanti un'altra. Però c'è ancora tempo, mancano ancora 12 minuti, ma a noi stasera interessa questa situazione estremamente strana, particolare, che si sta vivendo a Firenze. Una partita che interessa più al Sassuolo che alla Fiorentina, una partita che non dovrebbe avere, almeno per la prima parte, ma qualcuno dice per tutta la durata, l'apporto del pubblico. Ma come sempre quando si parla di Fiorentina, i due unti dal Signore sono Roberto Galbiati e Raffaello Paloscia. Buonasera, buonasera, ciao, ciao, buonasera, Giorgio, tutti. Buonasera a tutti. Forma sbagliante, contenti di vivere una serata come questa, vero? Non vedavate l'ora? No, l'ora di sta con te, ah, infatti, no, è una vita che non ci vediamo. A farci compagnia ancora e con un immenso piacere Maurizio Canino, direttore Grazie. Di Controcalcio. Ciao Maurizio. Grazie, buonasera. Ma soprattutto il professor Massimo Valeri. Professore, bentornato, buonasera, grazie. Buonasera e ben ritrovati. Greta Beccaglia, che dopo una sera di vacanza giustamente meritata torna con noi. Ciao Greta. Ciao Giorgio, per interagire con noi a tutto gol@toscanatv.com tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. Per quanto riguarda Fiorentina Sassuolo, le formazioni: Fiorentina con un 4-3-3, Lafont, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Laurini, Dabo, Veresù, Fernandes, Miraglias, Muriel e Chiesa. Rigore. Mentre il rigore Sassuolo... Rigore per l'Atalanta, scusa Greta, rigore per l'Atalanta, se l'è guadagnato il viareggino Andrea Masiello. Vai! Sassuolo 3-4-1-2 con davanti Babacar e Berardi. Allora, subito innanzitutto il commento, presidente del partito Pro Simeone. Simeone fuori ancora una volta. Vuol dire che lo vendono? Vuol dire che lo vendono? Per venderlo lo devi anche far vedere. Ragazzi, va bene che non hai il Simeone dell'anno scorso, quindi se lo nascondi, se dimostri che non è titolare nella Fiorentina, lo deprezzi clamorosamente. È il giocatore che negli ultimi anni la Fiorentina ha pagato più di tutti, quasi 20 milioni, no? 18 milioni. A quest'estate aveva avuto offerte per 30 milioni la Fiorentina per Simeone e non ha voluto cedere, nella speranza che quest'anno il suo valore aumentasse ancora. Invece purtroppo, molto per colpa sua, perché ogni volta che ha giocato... De Rune sul dischetto per il rigore per l'Atalanta, non è uno specialistissimo e infatti mette subito dentro il gol dell'1-0, che vuol dire... Quarta posizione per l'Atalanta, che saluta stasera il proprio stadio. Da domani cominciano i lavori, ultime partite che si giocano in Emilia e poi l'anno prossimo forse addirittura a Parma, fino a quando il nuovo stadio Azzurri d'Italia non sarà completato e pronto. Roberto Galbiati, Fiorentina-Sassuolo stasera è una partita che innanzitutto le scelte di Montella ti dicono cosa? Prova, non prova, vuol capire, ha le idee chiare? Non prova molto. Non provo molto. E anche perché i giocatori sono quasi sempre gli stessi di quelli che facevano giocare anche Pioli, la situazione tattica è la stessa. Sicuramente per quello che vuol fare lui, per come lo conosciamo noi, credo che gli manchi un giocatore essenziale, ma penso che mancava anche a Stefano, che è il centrocampista. Tu non l'hai più sentito Pioli da quando è andato via? Onestamente? No, l'ho visto, l'ho sentito lunedì quando la serata in cui ha dato le dimissioni. Sì. E poi lo vidi il giovedì prima che andasse via definitivamente, però poi non l'ho più sentito. No, basta. Non ti dico. Aspetto un suo messaggio perché deve diventare nonno come me fra un pochino. Vabbè. Ah, perfetto, così potrei dargli suggerimenti, certo, e consigli. Bene. Oramai bene. Con i pannolini. Certo. vabbè. Sveva. Ho indovinato, mi ricordo bene ormai, Sveva. Sveva che ormai è già diventato, penso, è già svezzato. Una delle cose, ora che mi dice questo particolare Roberto, una delle cose che dispiacciono di più a Pioli è che il nipotino non nasca a Firenze. Io credo... Ma per come si sono concluse le cose con la Fiorentina, forse credo che sia... Per la fiorentinità che ha sempre avuto... No, credo che deve, perché la figlia, pare che sia la figlia... Naso rotto di Darun, di era Darun, Parma, per sanguina che abbondantemente. 8 minuti alla fine di Atalanta-Udinese, come vedete noi
deviamo perché, professore, è difficile onestamente trovare... Io voglio sapere una cosa, come hai fatto a chiamare oggi il professore che è l'uomo delle vittorie, che oggi non conta niente? Perché non l'hai chiamato oggi giovedì che c'era... È una vita che la Fiorentina non vince e noi ci proviamo anche con Massimo Valeri, cioè l'ultima speranza che è rimasta è questa. Comunque ecco, la cosa che mi incuriosisce di più di stasera non è tanto l'esito della partita quanto vedere... Anche Greta, naturalmente, ma anche poi l'esito, lo sviluppo della contestazione, insomma, a Firenze. Ah, è quella la notizia di stasera. Mi incuriosisce, ecco, vorrei... Pensa... No, però, ragazzi, guardate che il professor Valeri ha detto una cosa giustissima, perché... Allora, c'è già aria bassa, in genere. Però ho visto due, mentre venivo in qua, due in motorino con andare a vedere la paia perché... Probabilmente erano gli unici due. Probabilmente erano gli unici due, saranno molto larghi stasera, perché la curva Fiesole fuori per tutti i 45 minuti. Ma sono fuori dallo minuti. Stadio, quindi allo fuori stadio proprio dallo stadio. Qualcuno dice addirittura quindi per tutti e 90 i minuti, per i primi 45 è sicuro. Altrimenti... Ma io torno da capo a 15. Se devono contestare, devono entrare. Bene, ma ci sta tanto, che sia una sono sempre in 25.000, esterna, no? Esterna. Però Maurizio, siamo da punto e da capo. Allora, questa contestazione è rivolta a chi è arrivati a questo punto? Perché fuori dallo stadio te la pigli con i giocatori. 2-0 Atalanta. Gran botta da fuori, il gol è di Mario Pasalic, che ha scelto l'Atalanta e non è venuto a Firenze dando spazio a Mario Piazza. Punto. Un atto di... Ma come mai quando devono scegliere non scegliono mai? Io mi ricordo quando ci fu Kuzmanovic con Cavani, che Cavani andò al Palermo e Fiorentina prese Kuzmanovic. All'epoca c'era Foschi, direttore del Palermo. Vabbè. Atalanta Udinese 2-0, Atalanta ormai. Credo in questo momento stiano esultando a Empoli, perché l'unica speranza dell'Empoli ormai è rimasta attaccarsi all'Udinese. Se non perdeva questa partita, per l'Empoli si poteva già parlare quasi di Serie B anticipata. Invece ancora qualche speranza ora può averla. Maurizio, ritorno da capo a 15. La contestazione, l'assenza dei tifosi allo stadio finisce per penalizzare la squadra. Contestazione anche nei confronti della squadra? Contestazione solo nei confronti della società? No, io penso sia un po' la contestazione su tutto, perché comunque la stagione è stata molto deludente. Nelle ultime partite abbiamo visto anche i giocatori avere un calo vistoso. A Bergamo ci si aspettava molto di più. Però nessuno lo dalla dice. Squadra. Sembrano intoccabili tutti. No, ma infatti è quello che secondo me ha dato noia anche a gran parte del tifo organizzato, cioè che nessuno si assume le proprie responsabilità. A Roma abbiamo visto dopo l'esonero. Guardate che non molti se ne sono accorti, ma è stata usata una frase che aveva detto Raffaello Paloscia durante la finale di Coppa Italia. Sono usciti con la maglia bagnata perché pioveva. Sì, no, hai ragione, ma è vero, io devo dire che grandi colpe le do ai giocatori nella partita con l'Atalanta, perché non ho visto nessuno, a parte Milenkovic che fece la sua onesta partita in marcatura su Duvan Zapata, gli altri sinceramente non pervenuti. Io non me l'aspettavo. L'Atalanta, nonostante che abbia vinto la semifinale, è la terza partita che fai. Ma corrono come è da agosto. Non che... è brillante come al solito l'Atalanta. Però ragazzi, corrono. Io ho visto tutti i preliminari d'Europa League che ha giocato l'Atalanta, è da agosto che questi corrono in questo modo. E praticamente continuano a correre, nonostante siamo quasi a maggio. Però voglio farmi bello. Ti ricordi a settembre, ottobre, quando erano quasi quintultimi, cosa dicevamo? Tu hai detto sempre, aspettate l'Atalanta perché poi ritorna. Davvero. Aspettate l'Atalanta. Testimone, io non ci credevo. Io ho detto, ma no, vedrai, quest'anno paga l'Europa, no. Invece ha detto, aspettate. Vedi, davvero. La saggezza di chi fa l'allenatore, che a volte dà fastidio al tifoso che vorrebbe sempre sentire dire cose zucchero e miele della sua squadra, ma quando parla un allenatore e dice le cose vere, chi va in campo sa come funzionano le cose. E chi sta dietro la scrivania che non lo sa mai. Non voglio schierarmi, non voglio schierarmi dalle parti di nessuno, però stare di qui è molto più facile che andare a sudare. No, lui voleva solo dire questo, quando qualcuno dietro la scrivania decide che bisogna giocare senza... Vai, va avanti, sei partito bene, finisci meglio. Senza regista, allora si può sbagliare. Sei partito benissimo, bravissimo. La conclusione com'è stata?
che fa 3-0 l'Atalanta, no? Vai Raffa. Intanto la partita di stasera interessa soltanto per i motivi che ha già detto il professore, anche a me interessa perché voglio vedere se c'è un po' di reazione. Che di solito quando allora, si cambia l'allenatore c'è volevo dire due cose che non interessano la partita di stasera. La prima non interessa la Fiorentina, ma la scandalosa sentenza sui cori del comportamento dei tifosi della Lazio. È stata squalificata la curva per una partita da scontare fra un anno. Addirittura, ecco, non lo sapevo. Quindi in Coppa Italia i tifosi della Lazio potranno andare regolarmente e non voglio essere nei panni di Zapata, al quale naturalmente chi lo sa quanti cori dedicheranno, tanto sanno nell'eventualità che non succede nulla. La squalifica è uno scandalo per il comportamento anche ragazzi, ma quello che hanno fatto a Milano, quello dai, perché ragazzi, non lo possono dare in campionato perché è una partita di Coppa Italia, perciò Coppa Italia deve essere in Coppa Italia. I provvedimenti valgono nella manifestazione. Va l'anno dopo, capito? Solo per quel motivo lì. Perché non puoi come Gasperini. Il discorso è squalificata per la finale. Perché io mi riferisco poteva proprio essere la squalifica valere per la finale di Coppa Italia. Io mi riferisco proprio al fatto che a vedere la Coppa Italia potranno andare quei mascalzoni che si sono comportati nella maniera che tutti sappiamo. Quindi, ti ripeto, non voglio essere Zapata quella domenica lì. Tanto gli dedicheranno i soliti cori. Sai che Zapata ne il secondo una bella si riferisce semplice a un messaggio che ti è arrivato nella trasmissione di ieri. Cioè un lettore si meravigliava che fra i 37 convocati da Mancini al raduno dei giovani non ci fosse nessuno della Fiorentina. A questo telespettatore dico, ma chi ci doveva essere? Biraghi e Chiesa sono titolari e quindi è inutile chiamarli. Mancini se n'è fregato. Degli altri chi chiami? Perché anche fra i giovani che hanno vinto la Coppa Italia del campionato primavera, la stragrande maggioranza sono stranieri. I giocatori che ora Montella ha aggregato alla prima squadra e che speriamo che stasera ce ne faccia vedere. Io speravo che giocasse Montiel uno stasera. Sono titolare, tutti stranieri. Mio amico Montiel, a questo punto facciamolo giocare. Speriamo. Caro telespettatore, chi doveva convocare Mancini? Ceccherini dopo quello che ha combinato nella finale di Coppa Italia. Se penso a Ceccherini, io ho un'interpretazione diversa di mercoledì. Secondo me la contestazione giusta si è rivolta nei confronti della società perché le responsabilità partono da lì. Di buttare la croce addosso alla squadra, non che non abbia delle colpe, delle responsabilità, però pensando a giocatori come Ceccherini con limiti tecnici evidenti, ecco, Ceccherini mi sembra abbia dato quello che poteva, uno dei vari esempi della Fiorentina. Sì, però prof, lei converrà non è che si sono risparmiati o è addebitabile a poca motivazione. No, ma la mia contestazione di giovedì sull'onda emozionale della partita vista, so che molti se la sono presa perché non era, perché ripeto, qui a Firenze i giocatori godono quasi di una sorta di impunità, non capisco perché. Mamma mia. Zapata non riesce a mettere dentro il terzo gol, sta facendo tutto quello che ne voglia l'Atalanta. La mia considerazione è, lei tifoso della Fiorentina, gioca una partita come quella di giovedì 25 aprile che potrebbe girare la stagione, ma va in campo mangiando l'erba o no? Certo, no, era l'unica partita che contava. Insomma. L'hanno fatto? È stata sacrificata in qualche modo, anche se poi non credo potesse cambiare la sostanza, perfino la partita contro la Juventus. L'hanno fatto? No, ma molti giocatori hanno dei limiti tecnici decisamente ma io non mi riferivo tanto elevati, non contestavo i dribbling sbagliati, la totale abolia. Sa quanti ammoniti ci sono stati nella Fiorentina in quella partita? Nessuno. Uno. E neanche per fallo. Quella è una partita dove l'elettricità deve essere palpabile, dove il primo che ti tocca salti come una spoletta. No, niente, tutto normale. La Fiorentina ha mollato Giorgio già da tempo. Io mi ricordo la partita di Cagliari. Col Cagliari l'unico tiro in porta che poi fu il gol di Chiesa è stato praticamente al 90esimo. Cioè, non è dalla partita dell'Atalanta, quindi io sinceramente... No, hai ragione. Ha mollato da tempo la squadra. Hai ragione, però...
qui è finita intanto Bergamo, Atalanta 2, Udinese 0, l'Atalanta torna quarta passando via tutti. Ma qui c'è Roberto Galbiati che è allenatore chiarissimo e giocatore la cui carriera non ha bisogno di commenti. Non lo dico, lo dico io, non lo dici tu. Mi ha sempre detto, che nei reparti difensivi di vaglia, quando sei nella partita della stagione che conta, la prima cosa che un difensore dice all'attaccante avversario, questa è la riga, se passi rischi le gambe. Sportivamente parlando, ovviamente. Io tutto questo continuo a dire nella Fiorentina di giovedì. L'unico giocatore che ho visto è stato Milenkovic quando è stato messo centrale. Cioè nell'ultima stasera partita, lo vediamo centrale ancora. Cioè nella partita quella con l'Atalanta lui ha fatto una buona partita. Sì, ma il resto era sempre a giocare gli altri. Ugo non presenta. Ho dato molte colpe anche a Montella, perché non puoi, come si diceva con Roberto giustamente, non puoi far marcare il miglior giocatore del uno dei migliori giocatori del campionato che è Ilicic, da un giocatore che ha fatto 5-6 partite di Serie A che si chiama Ceccherini. No. Se n'è accorto il nel mondo. Secondo tempo è cambiato, ma ormai era un po' tardi. Senti, io fra Ugo e Ceccherini non so cosa pensa Roberto, non saprei chi scegliere. Perché fra Ugo e Ceccherini con Pioli abbiamo visto tutte e due le opzioni contro l'Atalanta. Una volta Vittor Ugo, una volta Ceccherini con disastro. Bravi sono Pezzeglia e Milenkovic, che sì, però fanno i centrali. Ma io ho già detto anche l'altra volta, non devi marcarlo uomo uno come Ilicic. Infatti, perché mi ricordo per esempio quando... Anche perché ti porta fuori in posizione un giocatore dove Bussi Butanetto e quegli altri, loro sono molto bravi. Infatti, è vero. Perciò anche perché io mi ricordo per esempio quando giocava Roberto con Vjerkovud nella Fiorentina, c'era Casagrande che spesso andava a rincorrere, ti ricordi? Che andava a rincorrere il fantasista. Avevamo una squadra messa bene. Poi c'era Peccia a fare il regista. Si intrecciava bene quella squadra. Ragazzi, quando si parla così tanto di memoria, vuol dire che il presente fa un po' pena. Molto, vuol dire molto. Che il presente fa un po' pena. No. Che quella memoria è perfetta, eccezionale, altissima, bellissima, diciamo, grandissima, purissima. Rispetto tutto quello che ti pare. Però fra 5 minuti giocano Sassuolo, Fiorentina-Sassuolo. Cerchiamo di dargli un senso. Che ormai quant'è? Dall'82 adesso quanti anni sono? Tanti. Sono 92, 2012, vabbè. 2002, 2012, quasi 40. Vabbè. Siamo ancora riusciti ad essere arrivati secondi. E questo è un questa è una grande considerazione. Primi, Roberto. Primi, siamo arrivati primi. Certo, una coppia di centrali come Galbiati e Vjerkovud. Non perché Roberto è qui, ma una accozzata così anche bene. Anche ora. Giocasse anche ora, voglio dire. Accozzata così bene, sai, è difficile trovare. Chiellini Bonucci, togli sta al pari. Chiellini Bonucci gli sta al pari. No? Meglio che due? No, perché credo che siamo differenti. Pietro c'ha una velocità che né io non sicuramente. Ma neanche loro due. Ci aveva. Quindi meglio voi due. Logico. Ah, ecco, mi sembrava. Infatti non capivo dov'era l'inghippo. La pubblicità e poi torniamo. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. Adatto per ogni occasione e per ogni stagione. Ristorante Pizzeria Siviglia ad Agliana. Affida il tuo gusto alla raffinatezza di mani sapienti nella preparazione di piatti di ogni genere, dal pesce alla carne argentina, dalla pizza napoletana cotta nel forno a legna con consegna anche a domicilio, ai dolci. Organizza da noi i tuoi eventi come cresime, prime comunioni e battesimi. Ristorante Pizzeria Siviglia, i professionisti del gusto, ad Agliana via Roma 184, aperto tutti i giorni a cena, chiuso il martedì. Pulizie, lavori edili, manutenzione giardini? Certo, purché sian Turbo! Turbo Pulizie Fiorentine, dal 1982. Pulizie di abitazioni, uffici, negozi, imprese, movimentazione materiali, lavori di ristrutturazione, imbiancature, trattamento pavimenti, manutenzione parchi e giardini. Turbo Pulizie Fiorentine, Firenze, via di Ricorboli 24, telefono 055 60.
Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Deplian, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Noi di Mucchi siamo così, siamo toscani. Mangiare bene ci sta a cuore, e anche le nostre mucche. Abbiamo a cuore la qualità. Non siamo maniacali, facciamo solo 500.000 controlli l'anno, e abbiamo a cuore l'ambiente. Sì, a confezioni prevalentemente da fonti rinnovabili e naturali. Mucchi, abbiamo a cuore. Piero, stamani mi sono svegliato con una voglia di fritto pazzesca. Pensa che ieri sera ero da baffo matto e ho mangiato un mare fritto che era uno spettacolo. Che è codesto mare fritto? Una roba da leccarsi i baffi. Devi provarlo. Un tripudio di pesce fritto. E mia moglie ha preso un antipasto di mare eccezionale e una pizza come non si trovano in giro. Allora stasera ci porto anche la mia gentile metà. Meglio prenotare. Alla grande! Grazie della dritta. Baffo Matto, al Rogiolo, via Cristoforo Colombo numero 26, Quercianella. Spiccioli di secondi all'inizio della partita, giusto il tempo per permettere a Greta Beccaglia di inquadrarla. Parliamo di Fiorentina Sassuolo con qualche numero che poi ci permetterà di aprire la discussione. Greta, prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda la Fiorentina, manca la vittoria dal 17 febbraio nel 4-1 a Ferrara contro la SPAL, mentre al Franchi manca la vittoria dal 16 dicembre nel derby contro l'Empoli. Poi una curiosità per quanto riguarda Muriel. Muriel, da quando è arrivato, ha fatto 9 gol in 18 partite, con una media di un gol ogni due gare. Però nel Sassuolo si è incontrato due volte e ha fatto un gol con la maglia dell'Udinese e due gol con la maglia della Samp in stagione 2016-2017. Quindi è ora che lo faccia anche con la Fiorentina. Sì, per ritrovare una vittoria. Cioè, in definitiva, al Franchi la Fiorentina non vince da un girone. Dal 16 di dicembre. Da un girone. La prossima dal derby vinto 3-1. Domenica prossima c'è Empoli-Fiorentina, è un girone. È un girone che non vince. Esatto. Cioè, ma per entrare nel Guinness dei primati bisogna fare così. Ho capito, ma ne faccio anche volentieri a meno a volte. Di ne fare, ha pareggiate di avere certi... tante, ecco, non ne ha perse poi troppe. Cioè, veramente, veramente, veramente complicato. Roberto Galbiati, tu che sei un allenatore, cosa fa... Montella, perché sta... la notizia c'è, noi facciamo finta di niente, ma la notizia c'è, non gioca Gerson per la prima volta, Per la prima volta qualcuno l'ha fatto mettere seduto in panchina. È come quella macchina lì, ha finito i bonus. Ha finito i bonus anche lui probabilmente. Ma che cosa dice questo? Dice che... Cioè, perché vuoi vedere Laurini stasera e non vuoi vedere Gerson? Perché probabilmente Laurini lo vuole vedere di persona cosa può fare, perché tanto... Ah, ecco. No, perché anche Laurini perché... è il futuro della Fiorentina. No, non è che il futuro della Fiorentina. Anche perché credo che Montella non vede di buon occhio, a parte che Vittorio Golo l'ha già messa da parte. Mi pare, diciamo. Mi sembra chiaro. Ceccherini ora in questo momento qui non è che stia andando bene, e sicuramente lui il ruolo specifico di Milenkovic lo reputa un centrale difensivo, perciò l'unico che può giocare a destra è Laurini, e credo che sia questa la motivazione che giochi Laurini oggi. Se non vanno via della Valle il calcio a Firenze è finito, dice Emiliano da Montale. Perché cioè, il distacco, io credo che andando avanti, prof, in questo scorcio finale di stagione, fortunatamente mancano solo 4 partite, compresa quella 5 compresa quella di oggi, il distacco piazza proprietà si sta allargando in una maniera esagerata. C'è una voragine, proprio uno scontro, ecco, e non so come e se possa essere io sanato. Spero che questa contestazione sia gestita nel modo più efficace, cioè l'obiettivo non può essere lo scontro e della Valle se ne devono andare, perché l'unico modo sarebbe la cessione alla Fiorentina e si sa quanto a chi. Poi lui lo sa perché è un economista. E certo, sa, ma soprattutto sa quanto costa.
Sì. Ah, ma gioca Babacar, avevano detto che Babacar non giocava. Gioca lì davanti, Babacar e Berardi. Babacar e Berardi. Oh, secondo me, ecco, dovrebbe essere più finalizzata a risultati concreti. Cioè mandare via il direttore generale, Corvino. Ma la domanda che faccio quando c'è questa considerazione, io società, perché devo mandare via uno che ha fatto quello che io gli ho chiesto? Perché può essere fatto altrettanto bene da un punto di vista economico, ma meglio da un punto di vista sportivo. Ma se a me dell'aspetto sportivo frega poco, interessa solo l'aspetto economico, lei che è professore di economia aziendale. Dei tifosi, so, però poi diventa antieconomico. Diventa anche antieconomico, nel senso che si ha un progressivo depauperamento delle risorse tecniche della Fiorentina. E se al momento i Della Valle la venderebbero a 200 milioni, a parte, vabbè, loro non so sulla base di che cosa arrivano a certe cifre, però buona parte degli asset sono legati al valore dei giocatori. C'è stato un progressivo depauperamento, deprezzamento del valore dei giocatori in questi anni la Fiorentina. Quindi ecco, nel medio termine, anche se nel calcio i presidenti e chi gestisce le società non sono lungimiranti, non vanno oltre la successiva domani. Stagione o l'indomani, ecco, nel medio termine tutto questo si ripercuote negativamente anche da un punto di vista della gestione economica. Raffaello, tu che sei il decano di tutti noi per esperienza, bravura e professionalità, la ricetta per superare questo momento e sperare che l'anno prossimo parta con aria diversa, qual è? È davvero via Corvino? È davvero Della Valle mettete di tasca 46 miliardi? Ma non lo so, qual è? Perché non c'è quello che spendere sta, 46 che sta, miliardi non è detto che ti porti roba buona. Che stai dicendo? Ma insomma, detto, se li spendi qualche speranza che arrivi qualcuno buono, c'è la contestazione. L'hai speso, hai preso Gomez e poi si è rotto. La contestazione è fatta nella speranza che Della Valle lasciano la Fiorentina. Ma chi viene? Ma, ecco, ma siccome sappiamo benissimo che Della Valle, anche se volessero lasciare la Fiorentina, non hanno assolutamente qualcuno che la compri, la contestazione deve essere fatta perché Della Valle tornano ad essere Della Valle prima maniera di quando arrivarono a Firenze pre-Gomez, via. E ci portarono Toni, Gilardino, Mutu, eccetera, eccetera. Questa deve essere lo scopo della contestazione, perché secondo me è inutile sperare che Della Valle se ne vada, no? Certo. Io credo che ci sia una probabilità su mille che Della Valle possa andare via, prof. Non c'è nulla da fare, quindi invece la speranza che Della Valle ritrovino un po' di entusiasmo e che in futuro si rendano conto che questa è una città che merita ben altro rispetto alla squadra che ci hanno propinato quest'anno. E io già a suo tempo, qui una speranza ci può essere, ci fu la scelta di riprendere Corvino, la interpretai non come fine a se stessa, ma come una decisione di distaccarsi dalla gestione della Fiorentina, scegliendo un uomo che non ha problemi a esporsi, a prendersi anche gli strali della piazza, e quindi ecco, viceversa, adesso una decisione eventualmente di sostituire Corvino la leggerei positivamente, ecco. Fiesole vuota, come era stato annunciato, forse spazio dopo il 45esimo, chissà se il risultato di questa sera potrà o meno influenzare il clima, l'ambiente, non lo so, vedremo. No, il risultato di stasera non interessa a nessuno. Fra l'altro sono di fronte le due squadre, perché il Sassuolo ha molti più limiti della Fiorentina, naturalmente, però il Sassuolo è una squadra che spende, per esempio, e sta facendo un campionato deludente come quello della Fiorentina. Sotto due punti alla Fiorentina in classifica. Le due squadre insieme al Chievo che sono andate largamente nella classifica, largamente al di sotto rispetto all'anno scorso e alle stagioni passate. Fiorentina tornata decima, quota 41, il Cagliari ferma 40, Spal e Sassuolo a 39. Ovviamente, Giovanni, correggimi, abbiamo già inserito il punto a testa Fiorentina-Sassuolo di partenza di questa partita, mentre, come avete visto, l'Atalanta con i tre punti di stasera contro l'Udinese è quarta a quota 59,
a tre punti dall'Inter e ci non sarà può beccare la tua squadra. E ci sarà anche, e quale delle mie squadre? Io ne ho tante squadre, Roberto, mica una sola. Quale c'è il suo di color nero azzurro? Ce ne ho sempre tantissime. Pisa, soprattutto quella. Latina. Chioggia, se esiste ancora, non lo so. Lecco. Quello è più celeste, ma va bene anche quello. E, avete visto l'Atalanta a quota 59, ci sarà Inter-Atalanta, quindi l'Atalanta ipoteticamente ha la possibilità anche di puntare al terzo posto, poi però c'è Roma, Milan e Torino per una volatona. Non c'è Inter-Atalanta. No, no, c'è Lazio-Atalanta e poi Juventus-Atalanta. Vabbè, ma quella è una partita che non conta, ha già vinto l'Atalanta quella lì, senza ombra di dubbio. Quindi la volata Champions è ancora un motivo, terza, quarta posizione, per essere abbastanza interessanti. Certo è un peccato che oggi 29 di aprile, quintultima di campionato, Fiorentina-Sassuolo, che di solito è una partita che nel passato recente ha regalato spettacolo, emozioni, gol, giocate, sia un po' così, come cantava Paolo Conte, ma è la situazione, la fotografia di questo momento. Penso, Maurizio Canino, che la difesa della Fiorentina debba aver paura di tal Boga, sì. Mi dà la misura esatta della stagione. Avete detto Boga. Prima delle cose assolutamente giuste, a cominciare dal fatto che purtroppo la Fiorentina in questi anni non ha comprato dei giocatori funzionali, perché come vedi Montella appunto ha chiesto un regista, perché non c'è un uomo di qualità a centrocampo, che l'abbiamo visto. Centrali effettivamente forse sono i due migliori, Pezzeglia e Milenkovic, però non ti manca praticamente un uomo che ti fa da schermo a centrocampo, e soprattutto manca un attaccante che la butta dentro, perché se vai a vedere i gol che ha fatto quest'anno la Fiorentina, cioè gli attaccanti, Chiesa mi sembra 6, Simeone anche lui più o meno 6 gol. Sei così, non muri. Infatti. E quindi cioè, se il miglior marcatore, ripeto, è Benassi che ne ha fatti 7, poi hai avuto praticamente Ugo, che sia Ugo che Ceccherini sono giocatori che dovrebbero al limite giocare in riserva e non titolari, quindi quando ti viene a mancare un giocatore, Milenkovic spesso Pioli l'ha dovuto adattare a terzino perché non c'era nessuno lì, perché Laurini sappiamo che spesso e volentieri si fa male, ha problemi muscolari. Qui da Fiorentina. Ecco perché Montella lo vuole vedere. Ma guarda, quando Raffaello dice. Sì, infatti. Nessuno fa giocare. Ma quando Raffaello dice che mancano. Ci sono delle persone che secondo me dovrebbero essere, perlomeno, se vuoi continuare a fare calcio a certi livelli e non come è successo negli ultimi 2 anni. E c'è qualcuno che bisogna andare ad analizzare bene, perché io parlo di direttore sportivo e presidente, ne parlavamo sabato. Le squadre che sono su, che comunque stanno facendo bene, dal Torino all'Atalanta, la stessa Lazio, presidente, direttore sportivo e allenatore, sono tutte e tre, in questo momento sono personaggi vincenti. Gasperini già da anni, Sartori non lo scopro certo io, è uno dei migliori. Sono personaggi che vivono minuto per minuto la vita della società. Anche il Torino con Mazzarri. E questo, certo. Si torna a rifare un discorso che si fa da 1000 anni, cioè che un Della Valle deve essere... Se Della Valle restano a Firenze, uno di loro deve venire a Firenze. Ma ora sembra che ci sia il figlio Filippo demandato a protrarre la presenza Della Valle con molta più frequenza, anche perché anche Andrea sembra che si stia allontanando dalla gestione della Fiorentina. Ma fra l'altro anche abbiamo un presidente effettivo che si chiama Cognini, che anche lui a Firenze ci sta pochissimo. Pochissimo. E da quanto la persona giusta per fare il presidente della Fede c'è, ma non lo vogliono far fare. Antonioni. Ci vogliono persone comunque che capiscono di calcio. Perché se te metti Cognini faceva il dirigente alla messo quando alla non tos. Contava niente, doveva andare. C'è una domanda da casa proprio su questo: cosa ne pensate sia Giorgio che Raffaello su Cognini? Cognini, io l'ho sempre detto, ma non da ora. Cognini, purtroppo, di calcio, ragazzi, ci capisce giusto. Niente, per non dire di nulla, Della Valle, Corvino ormai comincia ad avere una certa età, parlavamo di scouting. Ma scusate, sabato io, Roberto ne è testimone. Di discussione io devo ma, fare ma devo scouting, fare lo scouting, scusate, ma chi lo fa a Firenze? Ma perdonatemi, ma perché un presidente deve sapere di calcio? Mica il suo mestiere è andare a comprare i giocatori. Però, il presidente deve saper gestire la società. Però deve anche scegliere gli uomini giusti, perché te guarda Lotito,
ha messo Iglitare con la Lazio, ha sempre fatto risultati. Percassi ha preso Sartori e fa risultati da 3 anni. Ma lo volevano prendere anche qui a Firenze, non è voluto venire. Chissà perché. Appunto, quindi ha già detto tutto Roberto. Cioè, se te devi mettere gli uomini giusti, le pedine giuste, e quindi il presidente è quello che sceglie. Quando la Juventus non c'era Andrea Agnelli, ha fatto 2 settimi posti. Hanno cambiato tutta la dirigenza, hanno messo Andrea Agnelli, comunque uno che di sport e di calcio ne capisce, si sapeva già. E la Juventus ha cominciato a rifare i risultati. Ragazzi, se anche Andrea Agnelli capisce di calcio, allora sì. No, ha messo gli uomini giusti, Giorgio, non c'è niente da fare. Marotta, lo stesso Nedved, sono uomini che comunque hanno fatto la storia, perché hanno vinto scudetti praticamente a quando si è insediato lui, hanno sempre vinto. Sì, è andata male il Champions, però non si può dire nulla di Andrea Agnelli come dirigente. Intanto 9 minuti di nulla cosmico in Fiorentina Sassuolo, era prevedibile, era prevedibile. Infatti dovremmo essere molto bravi stasera a trovare argomenti. Speravo che almeno uno dei tre giovani che sono impiegato per entrare in prima squadra. Ma dove più? Secondo dove tempo. Secondo tempo. Ma secondo no, tempo. Lo devi far giocare dall'inizio. Ma cosa vuol dire far giocare Miraias? Manca un centravanti, metti Vlahovic. Siccome Simeone ormai con Firenze penso abbia Montella chiuso. Montella ha detto che è obbligatorio ripartire dalla vittoria. Siccome voglio bene a Simeone, gli auguro di andarsene da Firenze, perché con Firenze, ecco. Quindi oggi doveva giocare Vlahovic in questa squadra, ma che cavolo vuol dire Miraias? Cosa vuol dire? Non chiediamo la nostra verità tattica, cosa vuol dire Miraias? Nulla, lui crede che, come detto giustamente Montella tu... Montella ha detto vuole vincere. Più che altro non gli interessa vedere o capire cosa c'ha in mano dei giovani, interessa vincere, perché dice che probabilmente, diceva prima, sente che la mancanza di vittoria sotto l'aspetto morale conta molto per questa squadra qui, ma anche conta per la gente, perché se tu vinci oggi non dico che la gente smette di contestare, però quantomeno ecco, se invece oggi perdesse ci fosse un'altra prestazione dura fino alla fine del campionato, sì, però se tu adesso vinci oggi, domenica perdi a Empoli, non perdi, poi ne vinci un'altra, la gente anche non se credo ritornerebbe l'entusiasmo, poi non è contesta, non contesta più neanche i giocatori, contesta sempre solo la società e basta, la dirigenza e basta. Comunque la contestazione credo sia canalizzata verso la società. Cioè questa è una squadra sì, che... con l'aggiunta di Corvino, come ti ha detto giustamente, questa è una squadra che l'allenatore l'hanno cambiato, quindi, certo. E quindi quello l'hanno fatto. Vai Robby, una squadra che poi andiamo da Greta. Questa è una squadra che sicuramente non è nelle corde dell'allenatore che c'è adesso. Perché io credo che se... credo tanto Vincenzo rimarrà qui, non so, ci avrà questi contatti per 2 anni. Ma dei 300 campisti che ci sono qui, forse stasera ne vedremo uno. Da Bo, Veretù e Edmilson. Forse ne vedremo uno l'anno prossimo. Io giocare con di lui. Di questi tre neanche uno. In rosa forse, titolare sicuro no. Ma neanche quelli che sono fuori ne troveremo uno. Perciò, anche perché, se vi ricordate bene, Montella, quando è arrivato Corvino la seconda volta, è andato via. E quando è arrivato Montella, non c'era Corvino. Quindi perciò, sono tutte e due, per cui uno è di troppo. No, uno è di troppo, bisogna vedere quando Montella è stato chiamato da Della Valle, cosa ha chiesto. E soprattutto cosa si è sentito rispondere. Il grande enigma è questo, infatti perché... Io credo che io allenatore, che mi sento chiamare da Della Valle, quello vero, senza togliere niente ad Andrea, e lo sceglie lui senza... saltando a pie pari direttore sportivo, Cognini, Santi e le Madonne, cioè mi sento molto più forte forse di chiedere la testa anche di qualcun altro. Certo, ora a livello noi abbiamo le dichiarazioni ufficiali di Montella, sono tutte all'insegna del politically correct nei confronti del direttore generale, ma è giusto così, insomma, non è che possiamo... Cioè, sparare ad alzo zero è ancora presto. Io però mi auguro, come diceva giustamente Roberto, che quando... Diego Della Valle ha chiamato Montella abbia chiesto garanzie, perché sappiamo che Montella gioca con regista, con un uomo di qualità a centrocampo e con un centravanti. Per Montella per questa da qui ci vogliono 8-9 giocatori. Infatti, esatto. Quello, vedi Roberto, il grande dubbio amletico è quello, ma c'è da spendere diversi soldi per
per come è abituato a giocare Montella, perché non hai regista. Il portiere secondo me è da cambiare, perché questo portiere, io con tutto il rispetto per la Folt, diventerà magari in futuro, ma quest'anno ne abbiamo viste veramente il secondo portiere che non c'è, quindi la Fiorentina ha un problema portiere, centravanti una prima punta da 20 gol che non ce l'hai, regista che non ce l'hai, un rifinitore non ce l'hai. C'è da comprare 7-8 giocatori. Prima occasione per il Sassuolo, esterni non li ha. Errore di Lafonte, sospetto fallo di mano in area. Anche se avesse chiesto dalla testa di qualcuno di fare mercato lui Montella, credo che tutti questi giocatori che gli chiederanno glieli compreranno. No, come fanno? Beh, non poteva essere mai fallo di mano perché era troppo attaccato al corpo il gomito di Milenkovic. Quindi problemi zero, richiesta non ammissibile. Comunque, io te l'ho detto, un presidente io ce l'avrei. Salica. Che sarebbe Salica? Perché Salica ne... devi dargli il potere da presidente. Come l'aveva quando era in C2. In C2 comandava lui, poi c'era Galli che faceva, però erano loro due che facevano le cose, non c'era altra gente. Invece qui ora... Ma io che... oggi ho letto con molto interesse Stadio. Sì. Cioè la prospettiva che fa oggi Stadio, cioè la conferma... Montella volebbe la conferma di Chiesa ed è disposto a sacrificare Milenkovic, Biraghi, Veretù e Simeone. Bisogna essere d'accordo Chiesa. Ecco, bravo, a questo punto devono convincere Milenkovic, Chiesa. Milenkovic, Biraghi, Veretù e Simeone? Sì. Arrivi più o meno, spanna più chilometro o meno, non so le cifre di Corriere perché non le ho lette oggi, ma comunque sul centinaio arrivi comunque con questi quattro. Con questi quattro, più o meno, centinaio più o meno. Ma come andrà a finire? Se che Chiesa, gli vendono questi quattro e Chiesa. Se per Chiesa fanno 70 milioni con questi quattro, la cifra di 70 milioni, però devi cambiare quattro giocatori, devi migliorare uno meglio di Veretù, ci vuole uno meglio di Milenkovic, uno meglio di Biraghi, Simeone e uno meglio di Biraghi. Non è facilissimo, non è facile. Molto facile, guarda, soprattutto a queste comunque, cifre. Ecco. Guarda Raffaello, io l'unico che terrei, io sai sono molto, io dico quello che penso, io terrei Milenkovic perché Roberto, insomma, che di difensore se ne intende, messo in quella posizione come sta giocando ora da centrale, insomma, l'abbiamo visto anche al Mondiale. Chiesa, se ti danno quei soldi che si diceva, i 70-80 milioni, ragazzi, ci compri tanti giocatori con quella cifra lì. Ma il problema è uno che di Chiesa è questo. Il problema no, Chiesa è un ottimo giocatore, però in una squadra dove deve essere quello che è il punto di riferimento... Non lo può fare la Fiorentina perché i gol che ha bisogno della Fiorentina è chiaro, non li fa. Infatti, Fiorentina ha bisogno di un centravanti, lo dicevamo, una prima punta da 20 gol. Ecco, magari con i soldi di Chiesa te lo puoi permettere. Greta, da casa. Il problema non è spendere o vendere, ma spendere bene. Negli ultimi due anni Corvino ha speso oltre 100 milioni e i risultati sono questi, con i giocatori acquistati in linea con il pre Astori. Fabrizio, preferisco lottare per non retrocedere, ma senza i Della Valle. Alcuni messaggi sono pro Della Valle. E poi un altro messaggio, finiremo il campionato nella parte destra della classifica, con pochi punti in più della zona retrocessione. Con quali stimoli rimane Chiesa? Ecco, perché poi appunto, questa è una giusta considerazione. Un abbraccio a Paloscia da tantissimi telespettatori. Io credo che ora, se Chiesa resta, ci sarebbero due personaggi più importanti, parlo sotto il profilo tecnico, cioè l'allenatore Montella e il giocatore numero uno a Chiesa, i quali batteranno, spero, il pugno sul tavolo perché arrivino i giocatori per fare una squadra competitiva e non questa squadra che anche stasera vediamo non combinare nulla. Ragazzi, sono 18 minuti di sforzi. Cioè. Qualcosina in più il Sassuolo, grazie alle incertezze della Fonte. Mi diverto a parlare con voi e guardo con molta distrazione, non ti farò neanche le pagelle perché non la sto guardando. Ma poi che pagelle vuoi fare stasera? Posso fare io stasera? Come no, assolutamente. Anzi, le fa il professore. Guarda questo.
Tra l'altro Montella che ha uno strano look politico stasera, sembra sempre più scugnizzo, tutti i capelli. I capelli, cambia pettinatura. Probabilmente volta, il vento del Franchi, che lo scolpì, deve aver messo poco gel nella campigliatura. Chiesa, ma di questo Chiesa è un giocatore forte, però non è un giocatore che può fare differenza a Firenze. Qui manca un bombe. No, Firenze la fa, semmai... Io parlo anche nel futuro, cioè ci vuole un giocatore da butta dentro. Quest'anno il grande problema della Fiorentina, perché la difesa fino a un certo punto ha retto, finché Pioli è riuscito... si sono rotti gli equilibri con Muriel. Infatti, con Muriel che comunque non rientrava. Chiesa spesso andava a coprire. Il problema è che non hai chi la butta dentro, perché abbiamo purtroppo le cifre dei gol degli attaccanti. È partito Chiesa in contropiede, vediamo che combina, in tre su di lui, area di rigore, la conclusione larga. Le cifre degli attaccanti viola sono impietose. Non poteva purtroppo fare niente di diverso. Se vai a vedere i gol che hanno fatto gli attaccanti, sono nessuno in doppia cifra. Insomma. Ecco, una squadra che arriva con zero giocatori in doppia cifra è una squadra che ha palesemente dei problemi. Ma... non ce l'ha solo in attacco i problemi. Ecco, anche se so che da un dispiacere a Roberto Galbiati, è una squadra anche che non ha gioco. Tutto è legato alla qualità dei giocatori, allora, innegabilmente. Io non voglio difendere. Non è perché siccome Stefano Pioli non c'è più, improvvisamente deve essere intonso da critiche. Allora, io non voglio difendere Stefano Pioli perché sicuramente anche lui ha fatto i propri errori. Però io ti dico che finché la squadra aveva certi equilibri, non eccelsi, però certi equilibri dove la difesa era abbastanza coperta, dove qualche gol si riusciva a fare in contropiede, la squadra era in una posizione di classifica la sua posizione. Da quando è arrivato Muriel, che ci ha fatto anche 5-6 gol, 6 quelli che sono, però la squadra ha perso questi equilibri qui. Oltre ad aver perso gli equilibri, gioco non giocava bene neanche prima, però gli equilibri in una squadra di calcio sono molto importanti, perché ti danno che equilibrio. Spesso e volentieri le squadre magari meno forti sotto l'aspetto di numero di giocatori, però con l'equilibrio e con una certa tattica possono sopperire a queste manchevolezze. Se tu hai portato via questi equilibri per portare una possibilità di andare a fare gol in più, ne abbiamo fatti parecchi in più, ma ne abbiamo presi anche tanti in più. E hai anche o perso o pareggiato. Su questo argomento proseguiamo tra un attimo, dopo la pubblicità. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Sustenium, oggi? Vediamo, energia e ritmo un po' giù. Prova nuovo Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico. Bioritmo 3? Tre fasi a rilascio ritmato. Primo rilascio favorisce il tuo metabolismo energetico. Secondo rilascio favorisce la tua funzione cognitiva. Terzo rilascio aiuta il tuo sistema immunitario. Anche per donne oltre 60. Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico. Umberto al suo autista. Diletta tutte le mattine a chi la pettina. A Carlo viene servito il suo vino preferito. Diletta, Umberto e Carlo non sono né regina né re. Tantomeno ricchi signori. Sono malati di Alzheimer. Perdono la memoria e tutte le capacità cognitive. L'Alzheimer colpisce 800.000 persone in Italia e solo i familiari si prendono cura di loro. Tutti i giorni, tutto l'anno, perdendo la libertà. Non lasciateli soli. Sostenete l'Alzheimer. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Copyword,
Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Il Consorzio Il Borro opera dal 1999 nei territori di Firenze e Prato. Con l'assistenza domiciliare anziani, il Consorzio Il Borro offre supporto alle famiglie e alle persone che necessitano di cure all'interno delle proprie case, per ridurre gli stati di malessere cronico, migliorare l'autonomia personale e di vita quotidiana, favorire e migliorare le relazioni sociali. La vecchiaia è il nostro futuro. Trattarla con rispetto e riflettere su come renderla una fase di vita dignitosa è un bene per tutti. L'assistenza domiciliare anziani. Borro.it. Hai bisogno di assistenza per il tuo 730? Rivolgiti a 52 CAF per la tua dichiarazione dei redditi. Penseremo noi a certificare la correttezza dei dati inseriti, apponendo il visto di conformità che ti permetterà di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che ti spettano, sollevandoti da ogni responsabilità. 52 CAF è presente su tutto il territorio nazionale e anche nella tua città. Prego Greta, so che c'è una domanda in parcheggio per il nostro allenatore. Sì, Galbiati, cosa ne pensa del terzino destro della Primavera Viola, Gabriele Ferrarini? Potrebbe avere un futuro in prima squadra, magari anche a fine stagione? Ragazzi, siamo alla caccia dell'invisibile giocatore, con tutto il rispetto che si può volere a questo ragazzo. No, io credo che questi ragazzi della Primavera che escono così da boh, è difficile. Scusami, da boh, tu attacchi dalla parte di là. Non dalla parte tua, perché se no è 11 contro 10, 12 contro 10. Mamma mia ragazzi. No, che io vero, penso che questi ragazzi che qualcuno vede magari e dice, spera di vedere in prima squadra a fine campionato, non è mica facile buttarli dentro così, si possono anche rovinare. Anche perché la Primavera Seriale è come io credo che questi ragazzi, mangiare e stare a guardare. A parte adesso non mi ricordo neanche di che anno è sto ragazzo, però io credo che una piccola esperienza, come fanno spesso e volentieri i giocatori delle primavere di Inter, Milan, come sta facendo Gori, come sta facendo Sottil. Esatto, devono fare questo, devono andare e poi magari essere ripreso per un anno, cioè non puoi pretendere di vedere il giocatore primavera assoluto in prima squadra. O sei Maradona, cioè, e allora dalla primavera è difficilissimo. Cioè, vedo Raffaello che soffre. Ci sono pochi giocatori che sono passati dalla primavera e sono di subito giocare in prima squadra, tipo Maldini, Del Piero. Il giocatore di cui tu stai parlando in questo momento non lo conosco assolutamente. Conosco invece, per averlo visto in televisione e qualche volta anche sia pure per pochissimo in prima squadra, oggi ti ripeto, in questa squadra doveva esserci Vlahovic assolutamente, no, e Montiel assolutamente, ma anche per motivi tecnici. Ora, la Fiorentina gioca senza un centravanti. Tornando al discorso di questo ragazzo che diceva questo, ma vi ricordate il capitano del ragazzo di colore della Fiorentina dell'anno scorso, 2 anni fa? Sì, Diakaté. Dove è andato a finire? Cioè, sembrava che doveva essere il nuovo. È andato, no? Perciò, insomma, è facile dire. È andato via. No, dire che in primavera. Era un giocatore che prendeva un sacco di soldi in primavera anche, perché aveva un bel comunque contratto. Comunque non ce l'hanno mai fatto vedere, vuol dire qualcosa, nemmeno mezza volta. È difficile pensare di trovare in un giocatore. Deve essere veramente un giocatore. Vlahovic, quando è entrato, ha palesato, mi ricordo la partita contro l'Inter, ancora dei limiti legati alla giovane età. Non è che c'è da aspettarsi solo che sbaglia il gol dell'1-0, meno male, mamma mia. Ma nessuno la si Fiorentina ricorda. Sta per essere presa quindi, pallonata. Quindi anche oggi, prof, in queste partite, ma non nessuno lo fa giocare in una partita come questa. Ma nessuno si ricorda, ma nessuno si ricorda che il primo a far giocare Vlahovic è stato Pioli. Certo, no, contro il Sassuolo titolare, vi ricordate? Che per la disperazione l'ha tolto dopo un tempo.
sì, tanto sì. Per dire. Rogerio ha sbagliato un gol che facevo anch'io, il che è tutto dire. Poi, siccome stiamo parlando poco di questa partita, ne parli soltanto te che lo stai vedendo. Vi ringrazio perché non sapevo di dover scontare così tanti peccati, però lo faccio stasera. Cioè. La stai vedendo con più attenzione rispetto a noi. Allora io devo ripetere quello che ho detto anche nella precedente, nella trasmissione di giovedì, che la Fiorentina la campagna acquisti l'ha già cominciata, perché ci sono già tre giocatori acquistati. Se Traoré sta bene, sta vabbè, bene. Io Raffaello, io ho visto Rasmussen, mi sono cioè, mi stavo per strappare i capelli. È un disastro, l'ho visto. Ma Rasmussen è una cosa. Anche Traoré non mi è piaciuto. Milioni, ma è una partita da fare un punto. Quanto Rasmussen, il polacco. In più, credo che fra i giocatori in prestito, uno che dovrebbe tornare sicuramente è Castrovilli dalla Cremonese, sì. Quindi sono quattro giocatori, mi dicono che Castrovilli sicuramente nella prossima stagione farà parte. Giallo, ma Rasmussen che fa giallo per Pezzella. Raffaello fa la coppia con Norgard, che è un altro come fiasco. Costi, Raffaello, come costi all'acquisto di questi, che tra Traoré e Rasmussen sono circa una ventina di milioni, ci sono da attaccare i milioni per il riscatto di Muriel. Per cui ne hai già spesi 20 più 14, 34. Ok, c'è da fare un piccolo appunto, che questi qui sono giocatori che ha preso Corvino. Certo, quello fa pensare che Corvino, quindi, lavorando anche per il futuro... Ma guarda come... Vabbè, ha lavorato per il futuro a gennaio, che Montella non c'era ancora. Io sono d'accordo con quel messaggio che è passato di campionati anonimi. Con questi giocatori fai campionati non solo dalla parte destra, ma a metà della parte destra. Che sono giocatori... Almeno quelli visti a Bologna, i due dell'Empoli, non ti perfetto, fanno fare Raffaello, il minimo... La tua considerazione mi fa venire la domanda. Allora che garanzie ha chiesto e ha avuto Montella? No, è quello che alla sapevo. Luce di questa realtà di fatto. Questi sono Montella aveva anche presi, un problema. Già presi, però, come dice giustamente Roberto, a sono mesi che sono giocatori della Fiorentina, quindi Montella la sua campagna acquisti la deve ancora però vedi, magari Montella non era nella posizione per poter avanzare tante pretese. Viene da tre esoneri consecutivi, Sampdoria, il Milan e Siviglia. Quindi sai, magari... Siccome raccontavamo sempre quelli di Pioli, cominciamo a raccontare anche quelli. Cioè, c'è da fare anche un altro... Per essere corretti, voglio dire. Tornando prima al discorso allenatore, quando lui è stato chiamato da Della Valle, ci sono due cose. Una, quella che ho detto prima, dove lui ha chiesto. O l'altra, dove lui ha detto, vieni, questa è un'occasione. Ti do un'altra possibilità, però zitto e muto. Io, sai... Bisogna sapere cosa si sono detti fra di loro. Roberto, perché, ripeto, gli ultimi tre campionati... In quelle tre squadre che citavo io sono stati disastrosi. Questo è vero. No, cioè, anche perché sai, Montella, come diceva giustamente il coso, Canino, viene da tre squadre importanti, ma poi da squadre importanti, perché Milan, Siviglia, insomma, Siviglia è una squadra importante. Anche la Sampdoria con Giampaolo ha fatto campionati importanti. Sono tre esoneri fuori da otto mesi, ve lo dico, e passa. Iniziate a guardarla la partita, perché incominciano a volare i vaffa tra i giocatori della Fiorentina. Sì. Chiesa ha già mandato a fare del sesso e turismo un paio di No, paio volevo di dire, colleghi. A proposito di Montella e Diego Della Valle, bisogna sempre partire da un fatto, che Montella è stato mandato via dalla Fiorentina 3 anni fa, perché... aveva chiesto di rinforzare la squadra che era arrivata quarta in campionato. Il Sassuolo sta prendendo a pallonate la Fiorentina nel frattempo. Pallonate vere, Pallonate, hanno sbagliato tre gol. Cioè, lì c'è un giocatore. Si parla di una cosa o si parla dell'altra. Montella aveva chiesto, dopo essere arrivato quarto, vogliamo provare ad arrivare terzi e andare, perché ai suoi tempi in Champions andavano ancora in tre, ad arrivare terzi, e Diego Della Valle gli ha detto si accomodi pure, questa è la porta, lei se ne va, e Montella se n'è andato. Se è tornato, se ha un po' di dignità, ma l'avrà la dignità Montella, vuol dire che secondo me ha avuto le assicurazioni che gli faranno una squadra. Ragazzi, tu puoi avere, tu hai ragione che puoi avere anche la dignità, ma Montella, come ho detto prima, tre esoneri, fuori da quasi un anno,
se nessuno ti chiama, ecco, e diventa un casino, poi dopo rimanendo fuori dal giro rimani fuori sempre. Anche perché, perciò, è un allenatore giovane. Se ti chiamano, questa è un'occasione che può avere Montella. E penso che uno ci ragioni anche, dire, anche se tu dici... Ma l'occasione ce l'ha, per ora è su tre partite, ancora deve vincere. Ma l'occasione sua, dice, io intanto... E mezzo, ma scusa, ancora deve vincere, allora, scusa, quindi vorrà vincere Montella. Ho capito, però Raffaello, scusami, ragiona un attimo Raffaello. Tu dici, c'è la possibilità anche minima di poter andare in finale di Coppa Italia, se mi riesce. Bene. Se no, cosa mi chiedono? Nient'altro, devi arrivare fino alla fine... Tanto io vedo i giocatori, gli dico quello che può servire, quello che non può servire, però intanto c'è una panchina. Un altro anno di panchina ce l'ho. Due. No, dico, eventualmente un altro anno di panchina ce l'ho. Perché se tu sei fuori nel mondo del calcio, è così. Se stai fuori per più di un anno, non ti caga più nessuno. Anche se ti chiami Montella, non c'è niente da fare. Le ultime due esperienze che lui ha avuto a Milan e a Siviglia sono state disastrose. Ti ho detto, anche perché le esperienze che ha avuto sono state, non è con Cagliari, Frosinone, Milan e Siviglia. Cioè Montella non è uno che va allenare il Frosinone. Ci rendiamo idea? Sì, ma infatti aveva detto di aver 33 avuto minuti del primo tempo, 33 minuti del primo tempo la Fiorentina non ha mai tirato in porta. Però, anzi, vedi Raffaello, però il Sassuolo sta un po' vivacizzando la partita. Metti da casa partita da parrocchia. In parrocchia si gioca meglio. Si gioca meglio, sono d'accordo. Anche perché ogni tanto tre calci d'angolo, un rigore. Raffaello, la mia grande preoccupazione è quella che con questi giocatori qui o con quelli che leggevi tu, Rasmussen, Traoré, Zirkowski, ma dove si va? Scusa, ma ci puoi mettere anche... Perde palla il Sassuolo, troppo in profondità per Muriel. Prima occasione per la Fiorentina nata da un errore del Sassuolo, però la Fiorentina trema tutte le volte che il Sassuolo viene giù, perché il Sassuolo la sta prendendo letteralmente a pallonata. Ci puoi mettere anche quello dell'allenatore dell'Ajax con questi nomi, ma dove si va? È quello che io mi ricollego a quello che diceva Roberto, che sono preoccupato, perché Montella, sai, era fuori da parecchio, è stato comunque esonerato da squadre importanti e non aveva fatto vedere quello che aveva fatto vedere i primi due anni a Firenze, dove comunque aveva una signora squadra, perché insomma ce lo ricordiamo tutti. Quindi magari lui gli è stata offerta un'occasione da Diego Della Valle, che comunque gli ha offerto la possibilità di rientrare nel grande calcio, perché non era facile dopo, appunto, soprattutto il Milan. E quindi niente, però senza giocatori importanti, l'abbiamo detto, se non compri un buon portiere, due centrocampisti di cui uno un regista e un centravanti di un certo tipo, qui si fa fatica. Tornando alle parole che ha detto. Guardate che c'è Paratici a Firenze per seguire Chiesa contro il Sassuolo. Greta, che ha un senso giornalistico innato, ha selezionato questa notizia in modo molto capzioso, ma vero. E intanto ancora una volta c'è un errore di Edmilson che... cammina per il campo, per non dire dorme, che sarebbe offensivo, ma cammina e basta per il campo, e il Sassuolo fa quel caspita che ne ha voglia. 35 minuti, comunque, 0-0, ma... Io sto guardando Giorgio sul monitor, su quello di là, perché la partita... Ah, guardi, ti stai guardando. guardo te o Roberto. Bene, comunque, tornando a fare una piccola analisi, abbiamo cambiato quello che c'è in panchina. I giocatori sono gli stessi, i risultati sono gli stessi. Forse anche peggiori per adesso. Riguardo a questo ci hanno scritto: Pioli con questa squadra ha fatto miracoli, Montella non fa miracoli, continua con questo trend. Perlomeno con Pioli il gruppo era unito. 1-0 Sassuolo, è arrivato, era regolare, era normale che arrivasse, perché ha fatto sempre tutto il Sassuolo. La rete non so se è di Berardi o di Sensi. Berardi. Prego. Berardi è un giocatore da Fiorentina, sì, soltanto, però anche lui è un giocatore che ha rifiutato la Juventus tre anni fa, ha rifiutato la Juventus. Ma non si sa se è lui che l'ha rifiutata o la Juve che ha rifiutato lui, non lo so. Comunque, fatto sta che 36 di gioco, Berardi scambia con Sensi, c'è una deviazione minima sulla conclusione di Berardi da parte di Pezzella, che non sta attraversando un grandissimo momento anche di fortuna. Fiorentina 0, Sassuolo 1. Anche il Sassuolo passa la Fiorentina in questo momento in classifica. E io non vorrei essere al Franchi. Ma domenica è un casino, allora. Domenica Empoli-Fiorentina. Per l'Empoli è l'ultima spiaggia domenica. E se è vero, come è vero, quello che ha detto Montella, perché allora arrivati a questo punto comincio a dubitare di tutte le affermazioni, spazio ai giovani già domenica contro l'Empoli...
No, perché se voleva, finisce così, no. Perché eh? Voleva fare un favore all'Empoli. Sì. Va bene, allora. Va bene, tutto, allora, va bene. Il favore comunque all'Empoli lo fanno se fanno giocare Miraias e compagnia cantante. Guardate che si sta incazzando Raffaele Palocci, comunque, non fatemelo incazzare che ha la pressione alta. Non fatemelo incazzare. Ora un vorrei bersaglio fosse diventato Montella, che i suoi errori magari li può fare, però non ha, cioè proprio non ha giocatori minimamente adatti. Ma anche a... prima sono gli stessi di quelli di prima. Sì, però ecco, magari lì era la squadra di Pioli, diciamo così, e Montella sceglierebbe un giocatore con caratteristiche diverse, non di qualità. Perché quando entri in corsa non puoi scegliere tu. Si cambia allenatore per dare la scossa alla squadra. Dov'è la scossa? No, assolutamente, anzi... Non è neanche la ballerina che hanno gli show del preserale di Rai. L'effetto è proprio l'opposto, mi sembrava Fiorentina nel pieno torpore questa, non... Però c'è Chiesa che cerca di fare cose, va giù in area di rigore ed è rigore per la Fiorentina. Era scritto nel libro sacro del calcio, che la prima volta che andavi in area un po' generoso forse. Un po' generoso? No, un rigore che non c'è, ma va bene così, in questo periodo si piglia tutto. Tanto comunque Fiorentina se non vado, è l'arbitro. Se non vado errato non ha mai tirato in porta. Mai. Tira a rigore o così. Era fallo di Muriel. Ah sì, Chiesa aveva fatto un tiro a un metro. Non può essere rigore, ma non è rigore mai, non c'è neanche il contratto. È Chiesa che tira la maglia questo qui. Io credo che il VAR ci sia. Questa è una simulazione. No, simulazione no, perché il contrasto c'è. Se danno rigore, ragazzi, si tenevano tutte e due la maglia. Se danno rigore, ragazzi, veramente è una roba, è un regalo. Pigliamolo per buono, ma è un rigore che grida vendetta. Lo dà, ma è un rigore che grida vendetta. Cioè, allora, però, Raffaello, io ritorno da capo a 15. C'è il VAR. Se chi sta al VAR... Ma se dà l'arbitro non può intervenire il VAR, no? Ma l'arbitro che pare sta al VAR, in un episodio come questo, non va contro l'arbitro che ha dato il rigore. C'è nulla da fare, gli arbitri li conoscerai meglio di me. Io spero per la Fiorentina che il rigore sia dato, ma se io sono un tifoso della squadra che subisce un rigore così, comunque posso dire la verità, non vado via più. Posso dirti la verità, se danno questo rigore qui a Chiesa è la rovina di Chiesa. Rigore confermato, Veretù. Te l'ho detto. Rigore confermato, c'era, ma grida vendetta. Sì. Non c'era, perdonatemi, il minimo dubbio. Non è questione di essere pro o contro. È un rigore, meno male che c'è, così la Fiorentina evita la contestazione, ma è un regalo di Pasqua posticipato. Veretù, non ne ha sbagliato mai uno. Speriamo che c'è funzioni. Sempre la prima volta. E Veretù... parato. Te sei un gufo, ora sei rovinato. Vuoi venire qui a posto mio? Vengo io a posto tuo. Non ne ha mai sbagliato uno. Mamma mia, oh, che gufata gli ha tirati. Un altro rigore. No, e no, Un altro? No, c'è un po' di. C'è un po' di nervosismo in area. Adesso vediamo di capire che cosa possa essere successo. In mezzo c'è Dabò, che va giù Dabò, c'è un Dabò. Tentativo di fallo di mano, poi Dabò casca perché casca, poi Magnanelli gli dice qualche cosa, Dabò si rialza, Veretù l'ha battuto bene, è stato bravo Consigli questa volta. L'ha battuto centrale. Però non l'aveva con la mano di richiamo, hai visto? Con la mano di richiamo, sì. È stato bravo Consigli. Effettivamente. C'è stato un po' di parapiglia in area di rigore, non è una gran partita, caro arbitro debuttante per la Fiorentina. Continua a essere angolo per la Fiore, 4 alla fine. La Fiorentina quando non è anno. Edmilson cerca la botta, Sassuolo 1, Fiorentina 0, rigore sbagliato da parte di Veretù, contropiede del Sassuolo, campo libero. Sono 2-1, Sensi area di rigore, meno male che ha voluto fare il di più, perché sennò la partita era già archiviata. Secondo me non ha voluto fare di più, ha fatto il giusto, perché Berardi non c'è andato. Berardi non c'è andato. E andava in fuorigioco. No, come faceva ad andare in fuorigioco? Ha 8 dietro, metri di vantaggio. Ancora solo la Fiorentina non c'è, ragazzi. Non c'è, non è uscito agli spogliatoi, non sono... Però io qui... Perdonatemi, sarò noioso, sarò tutto quello che vi pare. Prof, io giocatore, ma in campo mi gireranno le scatole? Certo, no, ma è proprio... Elettroencefalogramma piatto. Sì. Ragazzi. Ecco, la scossa è stata al contrario, la sostituzione dell'allenatore, veramente.
anche il professore. Anche, se non funziona, no, ma io mi prof, dimetto, ragazzi, da porta bene, se ma non stasera funziona neanche il prof. Una roba esagerata. Io col Cagliari vidi in casa un 1-1, prof, con lei, pensavo di vincere, invece si è vinto nemmeno, ecco. Se ne vince più una qui. Però allora non perdevo, non si perdeva. Non si perdeva. Vabbè, c'è ancora tutto il secondo tempo, per mantenere in tonsa la... Magari Montella sarà costretta a mettere un giovane attaccante o insomma... Una notizia, iniziano i fischi al Franchi, inizia, ecco, a fischiare i Viola, i primi fischi dei 15.000 spettatori. Guarda che rimpallo tra i due difensori della Fiorentina, Sensi, area libera, Berardi, fanno quello che ne hanno voglia, non si può non reagire in campo, io sono un vecchio rincoglionito, lo dico io per primo, ma in campo, quando io gioco e gioco malissimo e gioco contro uno che è più giovane di me, ma piuttosto non lo faccio passare vicino. L'ultima partita che ho fatto anni fa, giocava contro di me il figlio di un mio compagno di squadra che ha voluto fare il ganzo due o tre volte, parlo di pallacanestro. Mi è passato davanti tre volte, ha smesso di giocare, poi ho smesso di giocare anch'io, ma ha smesso di giocare anche lui, perché non mi puoi prendere per il naso. La Fiorentina si sta facendo prendere per il naso dal Sassuolo e io mi rifiuto di credere che i giocatori in campo accettino questo senza un minimo di reazione. È questo che dico, no, beh, senza ora, un minimo se la Fiorentina reazione. Oggi ora avesse giocato contro una squadra e doveva vincere a tutti i non costi, non dico che devono spaccargli il muso, però viva Dio, lo eccoli, sai, giovani, guardati. Lo sai che mi sembra la Roma quando venne a Firenze ne prese 7, ora cioè, quasi a quel sempre livello lì, più o meno quella Roma lì, però poi si hanno mandato via Di Francesco, si è dimesso Monchi, beh, qui non puoi mandare via Montella, No, quello no, però cioè, qui non si dimette mai nessuno a Firenze, passano gli anni, ma... Pioli si è dimesso, Pioli ha avuto... Che per un allenatore sia complicato dare degli stimoli e trovare degli stimoli, ma tu giocatore, tu avrai avuto delle situazioni similari. All'epoca nostra era difficile, perché questi sono giocatori che hanno già i contratti in tasca, no? A noi ci guardiamo alle ultime 5 partite, perciò di queste partite qui con noi non ce ne capitavano, perché te dovevi sempre far vedere, perché quello che avevi fatto fino mai. A ora non contava nulla, contava sempre le ultime 5 partite per noi, capito? Per fare il contratto, perché noi, io ho fatto ancora in tempo a giocare quando si faceva il contratto anno per anno, poi dopo ho avuto anch'io il momento in cui è arrivata la legge Borma e sono passato anch'io a fare i contratti. Finito il primo tempo, Milenkovic le suona a un giocatore del Sassuolo che deve essere Ferrari, perché si sono presi su un colpo di testa, poi Ferrari gli ha detto ma dai, lascia, piantala lì, Milenkovic, che se non altro è l'unico che fa come dico io, gli girano un po' le palle ogni tanto, è meno male che c'è uno che ha un po' di sangue e non acqua nelle vene. Io ho sempre difeso, porca miseria, sempre anche i giocatori, però credo che in questo momento in Montella ha poche responsabilità. In questa situazione è d'accordo? No, poche responsabilità, perché magari doveva dargli un pochino di grinta per capire, però capisco, capito, che dopo l'uscita, dopo l'uscita di Coppa Italia diventa duro. Però anche... in questo momento qui credo che i giocatori devono guardarsi un po', cioè, qui i giocatori veri, sai cosa dovrebbero dire? Mister vorrebbe uscire un attimo dallo spogliatoio, che ci e si guarderebbero la faccia. Tra di noi e poi si guarderebbero un attimo in faccia e si direbbero: signori miei, qui. Vedi, però secondo me non c'è i giocatori di personalità che possono fare una roba del genere. Però Roberto, anche l'ultimo di Pioli, c'era i giocatori che aveva mollato, mi ricordo. Come? Anche l'ultima partita di Pioli, io ho visto la Fiorentina col Frosinone. Sì, però non l'ho mai visti così. A Pioli li volevano un bene pazzo. Per lui sarebbero andati nel fuoco. Ecco. Per Montella, quindi, non so. Dicevi, Rafa. Io ti parlo del Bologna. Milenkovic sicuramente. Va al Bologna? Mihajlovic. Mihajlovic, sicuramente. È uomo di grinta. Ha saputo veramente dare la carica ai giocatori molto meglio di quanto avesse fatto Inzaghi, però bisogna dar merito anche alla società, infatti a Bologna tutti i meriti vanno a Milenkovic, dimenticandosi che la società gli ha comprato Orsolini, Soriano e Sansone, che sono tre giocatori di calcio.
Orsolini secondo me diventerà sicuramente l'ala della nazionale, non c'è il quindi minimo se davvero dubbio. La Juventus te lo volesse dare saresti contento qui a Firenze. Se venisse a Firenze mi dispiace, mi dispiace perché lo porta via a Bologna, da fare ma se viene a Firenze farei salti, ragazzi. Ma Orsolini è un giocatore di calcio, come sono giocatori di calcio, anche se strani, un po' strani perché non hanno continuità di rendimento, Sansone e Soriano. Comunque con questo sono stati comunque anche io credo tre che a trasformare il Bologna. Sì, sì, verissimo, verissimo. Però credo che gli, gli abbia chiesto Mialo. Chi ha trasformato la squadra? Sì, sì, ecco. Ha chiesto dei giocatori. Io credo che non sia stata la società. Infatti Mihajlovic non resta mica a Bologna. No, però che Mihajlovic abbia detto io voglio questi. Ma non resta l'anno prossimo perché sa già che non comunque resta. Io, Giorgio, non do colpa assolutamente all'allenatore. Qui c'è proprio i giocatori. Lo diceva Roberto, lo diceva Raffaello. Io gli do la colpa di aver sbagliato la formazione e di aver sbagliato delle mosse. Però qui ci sono giocatori nella finale che non di Coppa ma, anche, ma anche nella semifinale con l'Atalanta, Giorgio, hai detto bene te, non è uscito nessuno con la maglia sudata, oggi uguale, a parte Milenkovic, Milenkovic ha giocato bene, sia con l'Atalanta su Duban Zapata che oggi, ma gli altri zero, gli altri proprio zero. Quindi che alternative ha Montella? Si criticava Milenkovic, Gerson e non si vedeva in campo, oggi c'è Edmilson che riesce a fare peggio di Gerson, non è che alternative ha? Poi l'unica possibile giustificazione oltre ai limiti tecnici di diversi calciatori è che molti sanno già che non saranno riconfermati. Che Gerson è il migliore ancora. Prego Greta che poi andiamo in pubblicità. Luciano da Empoli ci scrive: tanto sono tranquilli, non c'è nessuno che vada nello spogliatoio a far volare le panche. I tifosi tanto se la prendono solo con i della Valle. Non capisco, ma a questo punto perché non si butta dentro subito dal primo minuto, due o tre della primavera? E ora vediamo che cosa succede all'inizio di questo secondo tempo, al quale arriviamo gradatamente, sommessamente, con calma, passando attraverso la pubblicità. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Piero, stamani mi sono svegliato con una voglia di fritto pazzesca. Pensa che ieri sera ero da baffo matto e ho mangiato un mare fritto che era uno spettacolo. Che è codesto mare fritto? Una roba da leccarsi i baffi. Devi provarlo. Un tripudio di pesce fritto. E mia moglie ha preso un antipasto di mare eccezionale e una pizza come non si trovano in giro. Allora stasera ci porto anche la mia gentile metà. Meglio prenotare. Alla grande! Grazie della dritta. Baffo Matto, al Rogiolo, via Cristoforo Colombo numero 26, Quercianella. Data Medica Monte Catini, dal 1975, accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio, risonanza magnetica GE 1,5 tesca di ultima generazione per lo studio di tutti i distretti del corpo umano. Mammografia digitale GE per lo studio della mammella. Radiologia tradizionale Siemens telecomandato. TC tomografica computerizzata Toshiba Aquilon 64 Slices per lo studio di tutto il corpo umano. Data Medica Montecatini. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana.
Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Deplian, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Piero, stamani mi sono svegliato con una voglia di fritto pazzesca. Pensa che ieri sera ero da baffo matto e ho mangiato un mare fritto che era uno spettacolo. Che è codesto mare fritto? Una roba da leccarsi i baffi. Devi provarlo. Un tripudio di pesce fritto. E mia moglie ha preso un antipasto di mare eccezionale e una pizza come non si trovano in giro. Allora stasera ci porto anche la mia gentile metà. Meglio prenotare. Alla grande! Grazie della dritta. Baffo Matto, al Rogiolo, via Cristoforo Colombo numero 26, Quercianella. Ci siamo, ragazzi! Stai zitto un attimo, c'ho il coso di WhatsApp con i miei amici. E allora, diciamo le cose seriamente, per favore. Appunto, diciamole, ragazzi, si va in onda! Sì, ogni lunedì alle 22.45 su Toscana TV, canale 18 del digitale, terrestre. Quindi seguiteci sempre. Basta! Non il traliccio! No, no, oh, noi siamo quelli là dietro. Non voglio fare questa trasmissione, sì, bellini, ragazzi. Eh? Io mi sciolgo, pigliacci. Eccoci nuovamente pronti in diretta. Intervallo, abbiamo rivisto il rigore. Era chiara la tirata di maglia di Peluso su Federico Chiesa, ma era altrettanto chiara la tirata di maglia di Chiesa su Peluso. Fatto sta che il rigore c'è stato. Jordan Veretout, primo errore dal dischetto quest'oggi, e noi ci stavamo sempre interrogando su che dire alla fine di questo primo tempo di televisivo. Io di televisivo. In solidarietà con i tifosi che hanno scioperato, ho visto soltanto il riassunto. I due gol praticamente, te l'ho detto stasera, non mi chiedere le pagelle. No, no, ma non te l'avrei chiesto comunque perché delle pagelle bugiarde, a parte il fatto che non sono difficili, perché credo non ci sia un giocatore della Fiorentina che meriti la sufficienza. Ma vedi Raffaello, il fatto che tu giornalisticamente molto acutamente abbia cancellato le pagelle per questa parte finale di stagione sta già a significare che questa è la terra di nessuno. Cioè, fare le pagelle adesso. No, io avrei fatto la pagella a Vlahovic se giocava. Oh, e ora vediamo, perché ora la ricerca, ragazzi, della notizia è che fa Montella per schiodare questo elettroencefalogramma piatto? L'auspicio, quantomeno Vlahovic, io credo più, magari potrebbe anche mettere Simeone, non credo sia stato messo da parte, Simeone, assolutamente. Però, perché prof, Simeone Montella gli preme anche, fossi Simeone, gli preme anche... Fossi Simeone mi rifiuterei di entrare in campo, no, ma no. Io ho una dignità che i giocatori non hanno, i giocatori in genere nel non calcio hanno. È un po' difficile. Beh, ma poi sarebbe, secondo me sarebbe un errore rifiutarsi. No, io credo che non dipenda dalla dignità o no, un giocatore è lì. Sei in panchina, quando va devi andare dentro, non puoi non dir di no, perché qui non importa la dignità o no. Qui sei un giocatore della Fiorentina, sei parato della Fiorentina, purtroppo ci può stare di stare anche in panchina, però quando vieni chiamato devi andare in campo. Con Pioli si giocava male, ma con cuore e grinta, ora giudicate voi. Insomma, il problema è degli... conta già il momento. Fare, cosa facciamoli può fare... riflettere tutta la notte chiusi nello spogliatoio. Dispiace dirlo, ma come disse il Bartali, è tutto da rifare, sempre forza viola, Sandro. Però sai, Giorgio, mister Micheletti ha ragione, mancano le... Le? Sì. Le... Eh? Mancano gli attributi. Ah, ecco, capito, bravo. Vabbè, lo diciamo noi, le palle, no? Ma Greta molto educatamente ha detto attributi, che ho capito. Vai, Greta. No, vai. Dicevo che io credo che appunto Pioli si sia dimesso, ma... l'intenzione era quella, anche se secondo me poi con quella famosa comunicato... Ha scoperchiato tutti i veli, ma con le dimissioni ha scoperchiato tutti i veli. Questa è la squadra di Pioli, gli uomini di Pioli. L'Empoli è della tua teoria, sì. Contestani della Valle, ma a questo punto anche i giocatori... Stasera dato per...
faccio il tribuno. Domanda, non c'è nessuno che va negli spogliatoi a tirare... far volare le panche? No. A far volare le panche. Maurizio, ti faccio proseguire. No, no, dato per scontato che questi sono, che questi devono restare fino alla fine della stagione, tutto quello che vi pare. Ma ragazzi, entra Gerson. Ah, sì? No, vabbè, allora, ti dico che entra Gerson. Allora siamo alla follia. Allora non so più cosa dire. No, ma appunto dicevo che questi ormai questi giocatori qui erano andavano fatti finire. Però chi si sta togliendo il fratino è Gerson. C'era anche Belocco di fianco. C'è Belocco, sì. Allora, vediamo un po' se mette qualcuno. Ma il problema è che Montella, sai, questa non è la sua squadra. Soprattutto i giocatori, come diceva giustamente Raffaele, erano molto legati a Pioli e quindi oramai è bomba libera tutti, nel senso che Montella lo cominceremo a vedere da Moena in poi. Bene, perfetto, corretto, però, giusto, ma io giocatore devo salvare la facciaccia mia. Infatti, non posso pensare, come dice giustamente Roberto Galbiati, intanto c'è già il contratto, è quello che diciamo. Giusto. Molti non ce l'hanno il contratto, molti non saranno riscattati o comunque finiranno... Sono veramente, veramente deluso sportivamente parlando da questo atteggiamento. No, ma anche perché vedere i giocatori veramente camminare quasi, fregarsene. Hai detto bene tu, Giorgio, l'unico veramente che ci mette la faccia fino in fondo è Milenkovic. Milenkovic, che se non altro si incazza un po' e ha ragione. Ma Chiesa, si è visto Chiesa in tribuna. C'è anche Papà Chiesa con il giramento di scatole. C'è un bel giramento di scatole, Papà Chiesa. Sì. E perché? Perché il figlio non gioca o perché pensa a dove potrebbe giocare suo figlio? Perché queste ultime partite gli stanno rovinando la reputazione del figliolo. Credo, ecco, se ci fosse ancora un barlume di speranza di trattenere Chiesa, ora per come sta giocando stasera e come ha giocato mercoledì, vabbè, mettiamolo da parte, però... Se c'era un minimo di speranza, ora credo sia naufragata del tutto. Ma anche gli altri, Veretout ci ha mercato, però nelle ultime partite, ragazzi, ha avuto un calo impressionante. Quindi, sono giocatori che comunque, anche se hanno mercato, li vuoi vendere a certe cifre, in questa maniera si svalutano tanto. Allora, per ora entra Gerson, poi probabilmente entrerà Belocco. Ma mi deve dire che cosa vuol dire far giocare? Io continuo a dire, ma far giocare Gerson ancora? No, di fatto. Che va via. C'è qualcuno con la pistola puntata che dice a Montella, fai entrare Gerson perché la Roma a questo punto ci dà altri 100.000 euro. Che ti devo dire? L'unica cosa è questa, non c'è altra spiegazione. Né Vlahovic, né Simeone, né nessun altro pronto a entrare, solo ed esclusivamente Gerson. A me mi sembra quasi lo faccino apposta. Ma Gerson che è tutto girone di ritorno, che la gente dice di Gerson e continua a mettere Gerson. A me sembra una presa di giro, scusate se mi permetto. No, oggi quando abbiamo saputo stasera la formazione abbiamo detto finalmente non c'è Gerson. Belocco e Gerson, tutti e due. Belocco e Gerson dovrebbero essere usciti se... Edmilson non l'ho visto. Non ho visto Miraglias, che mi sembra regolare. Devo fare i complimenti al taglio dei capelli di Belocco. Sì, soprattutto perché lui ce li ha i capelli. A parte quello. Tu sei invidioso per quello. Non abbiamo capito chi sia uscito. Allora, Veretout c'è. Forse non c'è Edmilson. E forse... Allora, sicuramente non c'è Miraglias. Chiesa, Muriel l'avete visto, io non l'ho visto. Sì, Muriel. Muriel c'è. Quindi forse potrebbe essere Miraglia e di Milson, i due elevati. E quindi come la ridisegna la Fiorentina, Roberto? Belocco al posto di Milson e Gerson al posto di Miraglia. Non cambia nulla, cioè voglio dire... Sarà il contrario. Staremo a vedere, vedremo soprattutto se improvvisamente, stranamente, sarebbe anacronistico, la Fiorentina di stasera, che ha un elettroencefalogramma piatto, riceve l'elettroshock da Gerson, che è sempre stato quello che ha staccato la spina dell'impianto dell'elettroshock quando bisognava darlo. Intanto è Fiorentina 0, Sassuolo 1, prof, che dice lei? Mi aiuti? Cosa poteva fare ora Montella, a parte magari mettere una punta, un giovane...
E non mettere Gerson, no, però immagino... qui sarebbe da sostituire 12, tutta la squadra. 12, 12 sostituzioni fare, no 11. 12 comunque l'unico da non far giocare è Gerson. Anche ammesso che ora Gerson segni 3 gol, non me ne frega nulla, Gerson li segna per se stesso. Casomai, non l'unico commento che veniva da fare a sentire le formazioni prima della partita è finalmente Gerson. È stato messo da poi, parte. Poi mi vengono a dire scusa Raffaele. Non può essere una decisione di Montella quello di fare giocare Gerson. Non può ma poi mi vengono a dire che i tifosi non devono fare le contestazioni. Ma scusa, io farei la contestazione solo per Gerson. Mi continuano a mettere Gerson e Miraglias. Sì. Allora è uscito Dabò, abbiamo fatto pulizia. Giocano sia Di Milson che Gerson. Gerson però è entrato al posto di Miraglias, quindi giocherà nei tre là davanti. E Belocò, adesso non mi scappava il nome, Belocò giocherà al posto nel centrocampo di questa Fiorentina, in modo tale da mettere un po' di nervo e soprattutto probabilmente cercare di mettere la mordacchia a Sensi, che è quello che ha fatto, disfatto, forcato e brigato tutto quello che ne aveva voglia nel Sassuolo in questo primo tempo. Un secondo tempo per la Fiorentina per evitare, arrivati a questo punto si tratta solo di evitare la figuraccia, perché comunque sia in proiezione futura conta poco, ma il presente conta ancora prima del futuro. Comunque Giorgio la figuraccia l'ha già fatta nel primo tempo perché l'hanno presa a pallonate. Vabbè, però cioè, sai, se nel secondo tempo la figuraccia non perdi... Io mi auguro che il buon prof ci mantenga l'imbattibilità, ma io la vedo dura, a questo momento dell'incontro la vedo dura. Ma oggi fra il prof e Giorgio è dura, E Giorgio stasera mi ha compensato, insomma. Voi sapete che 5 oltre che alla Fiorentina 4, anzi, ma 4 lo do anche al regista che non ci ha mai fatto non vedere nostro, né la curva vuota né se ora la curva si è riempita. Ma forse l'hanno fatto apposta. Perdonami, è un diktat della Lega che ha dato a tutti i broadcast, cioè a tutte le unità di produzione che vanno sul campo, di non fare stacchi sul pubblico, perché la Lega non vuole fare vedere spalti vuoti, spalti violenti, striscioni, vuole il prodotto che è quello, punto e basta. Ma i giornalisti non comandano nulla assolutamente. No, e l'hai scoperto ora. Noi ormai non comandiamo assolutamente più nulla da una vita. Roberto, devo un pochino assolvere Federico Chiesa, sul quale giustamente tu ti eri un pochino preoccupato sul rigore. La maglia è stata tirata, il fallo su di lui c'è stato, il fallo l'aveva cominciato lui, però come era sembrato, sembrava che il contatto non ci fosse stato minimamente e giustamente, visto quello che è sempre stato detto di Chiesa, addio, questo è un altro rigore che entra nella casistica del cascatore. No, non è un rigore di questo tipo. Sì, però diciamo che quando si è lasciato andare un po' a peso morto. Insomma. Masiello è andato giù con il suo rigore dell'Atalanta, che sembrava fucilato. Ha preso il piede. Ho capito, ma fra prendere il piede e andare giù come è andato Masiello e andare giù come è andato giù Federico Chiesa, la balla si fa le frittelle. Sono due cose differenti. Comunque. Io dicevo per lui, per il ragazzo. Soprattutto per lui, certo, tutto ed esclusivo. Infatti, cioè, dopo la polemica dell'Atalanta con Gasperini. Sicuramente la Fiorentina in questo secondo tempo ha iniziato un po' più presente in campo, fa meno fare quello che ne ha voglia al Sassuolo, è un pochino più avanti anche nel campo. Ora bisognerà capire se è tutto merito di Gerson e di Belocò, solo come nomi che sono entrati, o se il Sassuolo davvero ha creduto di aver già chiuso tutti i conti e ha finito già la birra, cosa che può capitare con le squadre di De Zerbi, presuntuoso al 3.000 per 1.000, credo che negli spogliatoi possa aver già detto dai ragazzi andiamo in campo e divertiamoci che tanto qui facciamo 3 gol. Ci sta nella fattispecie della... Magari una strigliata di Montella ci sarà stata. Bravo prof, me l'auguro perlomeno, perché se no sarebbe veramente una roba brutta. Io mi ero già illuso che fossero ripartiti subito pronti via... Pim pum pam, invece siamo ritornati nella metà campo della Fiorentina con errori di passaggio veramente elementari. E riparte a macinare gioco il Sassuolo. Maurizio Canino, non è arrabbiarti. No, oramai sono rassegnato. Vorrei usare un termine che non è televisivo, che fa sempre, finisce sempre in arti, ma non va bene. No, naturalmente vedere la Fiorentina così fa male, però oramai siamo un po', non dico abituati perché...
sarebbe non corretto. Che accusona! Però, insomma, vedere la Fiorentina così fa male, soprattutto per la gente. Ora, non guardare quelli che non sono entrati, ma quelli che vanno, pagano il biglietto, c'hanno danno... abbonamento. Vedere una partita del genere, nemmeno credo nei dilettanti si vede giocare così a questi livelli. Accusona è che ha selezionato Greta da parte di casa. Pezzella e Biraghi, le vedove di Pioli, allora giocano male. Questa è un'accusa, chiarissima, non dico vera. No, credo che sia più interessante l'altra notizia che è passata. Quale? Poi, quella in cui si penso. Dice che con tutti quei comunicati questa è un po' la rivincita di Pioli. Poi contestazione dura e senza paura, ragazzi, ma è possibile non trovare più giocatori che tengono alla maglia che indossano. Però tutti i campioni, ma vadano a zappare. Come quelli che si tagliano i zibidei per farla alla guarda, maglia. Guarda, io dico una cosa, secondo me poi si può contestare, come diceva anche Roberto inizio trasmissione, quello che ha fatto Pioli in questi due anni. Però secondo me quel comunicato lì va a toccare l'uomo che non si può discutere, l'uomo Pioli, solo su come ha gestito il caso di Astori. Gli andrebbe fatto un monumento, io lo dico, io l'ho criticato spesso Pioli, però come allenatore. Però secondo me non andava trattato in quel modo lì. Gli andava fatto finire il campionato senza far comunicati, finivi il campionato e ripartivi con un nuovo allenatore, un nuovo progetto. Ma è stato assurdo, secondo me, proprio quello. Rafa? Ho detto quello che ho sentito dire in televisione da Montella prima che firmasse per la Fiorentina. Pioli merita di andare in panchina nella partita di Bergamo perché ce l'ha portata lui la Fiorentina in semifinale. E invece... Prima palla toccata da Belocco, prima palla persa, la Fonte era fuori dai pali, Sensi l'ha visto bene, meno male che il pallonetto è alto. Comunque i Della Valle non hanno mai avuto una gestione facile dei rapporti agli allenatori, insomma questo è un eufemismo. I rapporti sono finiti sempre in modo un po' burrascoso, con accuse o polemiche, perfino con Prandelli sempre, a suo tempo. Ma poi Massimo, scusa, diventando... se un allenatore non lo vuoi più, lo mandi via. Certo. Cioè, dopo la partita che ti posso dire col Frosinone o col Cagliari, lo esoneri, come fanno le altre società. Che c'entra di fare quel Infatti, comunicato lì? Un attacco lì poi, personale. Ma poi sono stati attaccati anche i calciatori oltre all'allenatore. Io non vorrei che questo atteggiamento, che poi hanno usato anche i calciatori, che non si possono dimettere, ma hanno un contratto da rispettare... per mettersi a figlio anche di quelle parole lì, perché si parlava di allenatore, ma anche di squadra. Quindi, insomma. E però più che altro era attaccato l'allenatore lì. Sì, però anche parlavano anche di calciatori, cioè io sentivo parlare anche di squadra. Chiesa vuol fare, deve fare tutto da solo, finisce poi per portarsi il pallone in fallo di fondo, è rimessa dal fondo per il Sassuolo. E Chiesa, se non altro, in questi inizi di secondo tempo, corre, va, c'è. Fa qualche cosa che non aveva fatto neanche giovedì. Mette la grinta, ci mette un po' di grinta, ci mette un po' di palle, tanto ormai abbiamo sdoganato questo termine stasera, quindi. Però è da solo, Muriel l'avete visto? Sembrava calcio d'angolo. Muriel l'avete visto? Gioca Muriel. No. Gioca Muriel. Muriel l'avete visto? No. Credevo di no, credevo non giocasse. Appunto, la Fiorentina, Montella, quando era il Montella, quello che ci ha fatto divertire tanto, che aveva Girardino centravanti, se non sbaglio. Mi sembra di sì. E da Girardino si passa a far giocare la squadra senza centravanti, come sta facendo ora? Girardino era con Prandelli. Ma c'era chi allora? Girardino c'era con Prandelli. No, Tony, Girardino, no. Credo fosse Girardino sicuramente. Forse l'ultimo anno di Girardino. Ah. Boh, vabbè. Più che altro Giorgio sono preoccupato per il futuro perché vedendo questa Fiorentina qui, ma io prossimo anno quanto c'è da spendere? Da rifondare, ma c'è da spendere tanti soldi perché di questi 11. Meno male che aveva perché giusto questa tua considerazione, Maurizio, perché Montella ha detto voglio vedere chi ha voglia di essere della Fiorentina nel futuro. Questa nessuno. Sera nessuno. Milenkovic nessuno. Che sembra però sia già a Manchester, già a Manchester, allo United, quindi va. Non mi aspettavo una roba così orrenda stasera, no, veramente una sai roba che è il problema, orrenda. Il problema di questa partita qui è che non c'è anima. Cioè, è questo, ragazzi. È la prosecuzione della partita di giovedì. Ma che giochino qui ora c'è un'altra intensità contro l'Atalanta che giochino qui senza dare l'anima, ma lo posso anche capire, è giovedì che dovevano dare non so, l'anima, tutto dovevano dare
L'anima, il cuore, la coratella, il fegato, i polmoni. Boni. Gli attributi. Che non hanno. Perché arrivati a questo punto io davvero... Guarda anche Pezzella, cosa no, combinicchia. Non c'è più nessuno, Giorgio, ormai... Sì, ma ragazzi, io... No, anche per rispetto per le persone che sono allo stadio, per la miseria, per quelli che sono entrati, che hanno pagato il biglietto, cioè, voglio dire, guarda anche questo. Ma no. per il rispetto della maglia. Se non sbaglio, una cosa che non si è mai contestata a nessun giocatore della Fiorentina è non avere amore, non avere rispetto, non avere predisposizione nel difendere la maglia. Questa sera il problema è anche uno, che purtroppo la maggior parte di quei giocatori stanno qui da pochi anni e non vivono la città. Capito? La Fiorentina uscì una notizia, delle statistiche nel corso di questo campionato, è una delle società europee dove c'è un turnover più rapido, se non la prima in Italia. È una delle prime in Europa, cioè i giocatori non restano, non attecchiscono. Assolutamente, quindi l'attaccamento alla maglia non c'è da sperare con questo tipo di gestione. Diciamoci la verità, dell'era della Valle, giocatori che dopo che hanno smesso si sono fermati a Firenze, zero credo. Sì, è vero. Questo è un segnale. Infatti, anche questa era una giusta considerazione. No. Cioè, la maggior parte dei giocatori sono venuti a Firenze dall'epoca mia, ma anche quella prima di me, si sono quasi fermati quasi tutti a Firenze, tutti. O la maggior parte si sono fermati. Dall'era della Valle nessuno si è mai fermato a Firenze, a parte Rigano, sì, è vero. Questa è la giusta considerazione. Io ho quasi la sensazione, guardando la partita, che il Sassuolo dica alla Fiorentina, dai, vieni che cerchiamo di fare 1-1, così evitiamo di fare, abbiamo già fatto la cappellata di segnare il gol che non dovevamo segnare. Vieni su che cerchiamo di rimpattare il Sassuolo con queste vittorie è salvo. Completamente. Sì, ma è salvo comunque il Sassuolo. Vabbè, però almeno uno si mette il cuore in pace, arrivederci e grazie. Sì, se il Sassuolo... Quelli del Sassuolo hanno voglia di giocare. Sì. Se il Sassuolo vince oggi passa avanti la Fiorentina, in classifica. C'è un punto in meno, va avanti. Sassuolo... Non voglio arrivare a auspici disfattisti, però cos'è peggio? Un pareggio stentato, un brodino, qualcosa e comunque poi non salverebbe dalla contestazione? Ecco, è la prima conclusione vera. C'è solo Chiesa. Vera. Ma se giochi senza centravanti. Bravo Raffaele. Ma io... La prima conclusione vera della Fiorentina è arrivata al 57esimo, 12esimo del secondo tempo ad opera di Chiesa, su che credo sia stata personale. Anche deviata, e quindi credo che deviata ci sia un calcio d'angolo, sì è vero così, palla che va in area di rigore del Sassuolo che cerca di uscire in contropiede, che ce la fa scherzando, è partito Mimmo Berardi 4 contro 1. Del Sassuolo, meno male che Berardi manda a donne di facili costumi tutto perché sbaglia la gestione del pallone, la più facile. Ha giocato con il suo piede sbagliato. Ho capito, ecco allora perché la Juve non ti vuole, perché giocatori con un piede solo la Juve non li piglia, ne vogliono almeno due. Siamo vicini alla mezz'ora dalla fine, vedo il terrore negli occhi dei giocatori della Fiorentina che dicono... Sì, perché pensano come fanno andare a casa. Ma chi me l'ha fatto fa di venire qui stasera, dicono. Si dicono tra di loro. E la risposta è potevi pensarci prima e fare qualche cosa anche di più. Sassuolo. Ma Gerson ha toccato un pallone? No. Ecco, no, te lo volevo chiedere Raffaello perché non mi è sembrato. Boh, vabbè. Babacar si gira ma perde palla. Gerson ha toccato un pallone adesso, è andata dietro alla fondo. Mi hanno sentito perché... Non aveva ancora toccato pallone. Si è spaventato. Ma ora la sto guardando perché voglio vedere questo. Devi renderti conto, Raffaele, non puoi lasciarci soli. No, abbiamo mica fatto così. Comunque anche il ragazzino non è voglio vedere Belocco. Il ragazzino non è ancora anche pronto. Belocco ancora non è pronto. Guarda questo contropiede ancora del Sassuolo. Va via Rogerio sulla sinistra, palla dietro ed è angolo. Mamma Fiorentina imbarazzante. Okay, imbarazzante, okay. Facendo un complimento. Mia. Imbarazzante. Mamma mia, ragazzi. Montella, ma chi t'ha fatto fa? Mamma mia, veramente una roba. Sembreremo noiosi, diventeremo noiosi alla fine questa sera per dire sempre le stesse cose, ma
Vi garantisco che almeno per quello che mi riguarda mi trattengo, perché vorrei usare dei termini che non sono televisivi, correrebbero il rischio di essere offensivi e non voglio assolutamente risultare offensivo nei confronti di nessuno. 2-0 regolare, poi se pigli gol da difesa. Demiral, ma ragazzi, ma se fai ma fatto visto che gol ha fatto anche la Fonte, hai visto? Difesa non c'è ferma, nessuno. No. Fiorentina 0, Sassuolo 2. Se ti fischiano, se fanno qualche cosa, sono meritate, perché stasera è anche colpa di chi va in campo. Ora hanno fatto vedere i tifosi del Sassuolo che esultano. Sono 12. Quelli della Fiorentina perché non li fanno vedere? Pezzella fuori posizione, Milenkovic che dorme, poi giornalisticamente la notizia ora è vedere quello che ora ti, che succede ora, tanto, in guarda, Fiesole. È Greta che ci dice tutto. Difensore, mi dici qualche cosa al reparto difensivo della Fiorentina, Milenkovic e Pezzella per primi? Non si può lasciare un difensore, un giocatore che poi non è neanche una punta. No, infatti. Così, cioè, sono messi male, erano messi malissimo come posizionamento. Quella palla non deve mai passare nell'area piccola. Questo Demiral credo può essere sia il primo gol. Sì, no, è il terzo, è il terzo. Ha già fatto una doppietta, credo, contro il Bologna. Non vorrei dire proprio Due squadre di Raffaello. Vorrei dire una scemenza, Raffaello. Ma mi pare che abbia fatto doppietta contro il Bologna. Profe, mi spiace, ma anche lei la batosta l'ha presa anche lei. Aspetta, perché credo che si stiano varando tutti quanti per cercare di capire se questo gol è buono oppure no. Non so in base a quale contestazione. No, credo che era in fuorigioco quando la palla è uscita, forse. Ah, vediamo. Allora, potrebbe essere annullato il gol e girare tutta la partita. Adesso vediamo di capire se per caso è 2-0 o se la dea bendata ogni tanto riesce ancora a buttare un occhio giù dalla parte dell'Artemio. Sono passati 6 minuti da quando ha segnato. Questi sono i tempi del VAR, Raffaello. Una volta c'erano i 5 minuti del barbiere, adesso siamo diventati i 5 minuti del VAR. Perché ci vuole una vita prima che capiscano qualche cosa. Onde evitare problematiche, tanto 0-1, 0-2, cambia poco, la figuraccia resta, perlomeno noi. Ma io non credo che discutano del gol, di cosa è possibile, vuoi che discutano? Dopo 6 minuti. E non hanno ripreso dal gol. Perché c'è qualche cosa che non quadra, stanno riavvolgendo il nastro probabilmente ai tempi delle guerre puniche. Guarda, io ci ho segnato al 14 di Demiral, siamo al 21. Siamo al 16, sono 2 minuti. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, tanto non succede nulla. O la pizza si dà. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra, metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Pulizie, lavori edili, manutenzione giardini? Certo, purché siamo Turbo! Turbo Pulizie Fiorentine, dal 1982. Pulizie di abitazioni, uffici, negozi, imprese, movimentazione materiali, lavori di ristrutturazione, imbiancature, trattamento pavimenti, manutenzione parchi e giardini. Turbo Pulizie Fiorentine, Firenze, via di Ricorboli 24. Telefono 055 65 80 871. Sillab è in realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Porcellotti Abbigliamento, Terra Nuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. Data Medica Montecatini.
dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle Terme di Montecatini. Data medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Fuorigioco di Babacar. La pubblicità ha portato buono, ha annullato il gol a Sassuolo per un fuorigioco di un giocatore non coinvolto nell'azione. Comunque resta 1-0 per il Sassuolo. Abbiamo aspettato 5 minuti, per cui andremo anche oltre 5 minuti il 90esimo. Risultato che comunque mette ancora la Fiorentina in affanno nei confronti del Sassuolo. Però vediamo, magari questo tipo di situazioni, questi 5 minuti in cui siamo stati fermi, Raffaello, poi alla fine sbloccano mentalmente qualcosa e qualcuno. A questo momento soprattutto è il Sassuolo che può risentirne. Infatti si sono abbondantemente fermati e la Fiorentina, incitata anche da Montella, che ha dato improvvisamente e nuovamente segnali di vita in panchina, è ritornata a spingere, perlomeno a cercare di dar noia al Sassuolo, che secondo me sta commettendo da parte sua l'errore di voler controllare la partita. Se la controlli e non sei capace, come non è nelle corde del Sassuolo controllare una gara, finisci per perderla. Ma le cose importanti arrivano da Greta Beccaglia. Tra l'altro c'è una... Aia, questa è una rottura di scatole infernale, quello che sta entrando nel Sassuolo. Una notizia: la Fiesole si è ripopolata e parte la contestazione contro i Della Valle. Ancora. In più altri tanti messaggi molto negativi nei confronti della proprietà e anche nei confronti dei calciatori. Che giocatori poco buoni e poco seri, vergognatevi. Eccoci. Allora, 11 punti dalla retrocessione, se si perde anche con l'Empoli si ride. Per Galbiati, credi che sia meglio Gerson di uno della primavera? Credo che sia meglio Gerson di uno della primavera. Ma ora stiamo vedendo anche il ragazzo anche della primavera, ma mi sembra che per ora purtroppo per lui non abbia fatto un granché, perciò... Attacchiamo un po' a tutto, no? È giusto dare spazio ai giovani in questo periodo, però non so, si criticava la scelta in passato di Biraghi da parte di Pioli, si diceva abbiamo Ancho in panchina, quando è entrato ha fatto bene, perché non gli dà spazio? Poi si è visto che non è che... Anche da lì c'era da aspettarsi grandissime cose. Quindi... E, perdonatemi, io non voglio, però cerco sempre di alimentare la discussione. Quello che mi preoccupa nel vedere Belocco non pronto è che Montella l'abbia detto: chiamo Belocco perché è pronto. Ecco, questo che mi preoccupa abbondantemente. Perché... Cioè, io sinceramente, io posso dirti la verità, come fa a dire Montella che Belocco è già pronto, che è qui da 3 settimane? L'ha voluto lui, l'ha chiamato, ha detto, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, Maurizio. No, io dico, mi sembra un po' troppo presto per dire che in 3 settimane che un ragazzo... Raffaello, mi ricordo male, è stato Montella a dire chiamo Belocco perché lo trovo, trovo giusto chiamarlo in prima squadra, come per dire... Ha fatto i 3 nomi, però... i tre giocatori che sono in panchina oggi... E Belocco. Però scusatemi, però, ma qui ci puoi mettere... Qui ci puoi mettere anche Cristiano Ronaldo in questa squadra, ragazzi. Non gioca nessuno qui, Cioè, qui come fa anche un ragazzo... No, vabbè, o qui un ragazzo chiunque in un marasma così non è molto avvantaggiato a giocare. Roberto, ma infatti, ma qui su 11, compreso il portiere, poi anche il portiere, non ce n'è uno che fa il suo. Ora un pochino Chiesa nel secondo tempo, ma... È partito Muriel da solo, area di rigore, rimontato alla grandissima. Anche Muriel, la prima azione che fa, siamo al... 67. Prima azione che vedo Muriel giocare. A me sinceramente mi è venuto il mal di stomaco. Io, guarda, vedere una Fiorentina ridotta in questa maniera, io erano anni che non mi ricordavo veramente di vederla in questo... Gerson, palla dentro, finalmente, però è lunga, poi c'è un salta tu che salta io, Babacar che cerca di dare una mano alla Fiorentina,
Pensavo di giocare ancora con la Fiorentina. La sua buona volontà non ci riesce, ha cercato no, di pensavo di giocare ancora con la Fiorentina, capito? Allora... No, si è appunto si è tanto affezionato a Firenze, ha detto. Sì, è tanto... Via, visto che non ce la fate voi, cerco di farcela io. La levo io la palla. Torrezza, una bellissima Torrezza sarebbe stata. Palla ancora in area di rigore, ancora angolo. No, niente angolo, dice Furno, vero si chiama l'arbitro. No. Ha steso uno dandogli una mano. Questa veramente è una partita che va alla storia. Questa qui. Mazzo, che gomitata gli altri ragazzi. Ed è espulsione, la butta fuori l'arbitro. Si autoespelle l'arbitro. Cartellino rosso. Ora il VAR lo chiama, gli fa così, fuori. Mamma mia, cerchiamo di scherzare un pochino. Ecco, questo attenti perché esce Babacar, che era un'arma che poteva essere usata dalla Fiorentina per l'affetto che ha nei confronti Firenze. Entra Boga o Bogà, come dicono quelli bravi, e Bogà è uno che corre come una lippa e non lo fermi mai, eh? Sì, Bogà, cioè, l'abbiamo già visto mai. In altre partite. Questo qui non gliene frega niente di giocare a Firenze, nel Ruanda-Burundi, questo qui piglia, va e non lo e se sta dalla parte di Laurini, Laurini c'ha bisogno del binocolo per vederlo. Un commento da casa, Muriel è fratello di Simeone, due inutili. Due inutili, eccoci. Adesso siamo arrivati a. È diventato inutile anche Muriel, Raffaele. Capito? Adesso, ma è ovvio, è normale che la tifoseria punto, in questo momento è butti chiaro, via tutto. È chiaro. Oramai Giorgio è importante raggiungere la salvezza perché. Ma come raggiungere la salvezza? Ma che no, dite? Manca, sì, vabbè, manca un punto, diciamo per la matematica. Entra Simeone ora per non la matematica Vlaovic. Manca un punto. Io credevo di farlo stasera. Speriamo, perché ancora la partita non è finita. Quindi ancora non però, festeggiamo. Non però forse... diciamo per la matematica manca un punto, no? Se non vado errato. Perché se, Napoli... se andiamo con questa, diciamo. È quello che ho paura io. Voglia. Domenica Empoli ci fanno un ammazzo. Anche perché l'Empoli Simeone si gioca... non Vlaovic, forse per Montella ha capito che in questa squadra... I giovani li butti via così. E perché poi probabilmente, Raffaello, esiste anche una legge nel calcio che gli allenatori a volte vogliono far rispettare, che quando i protagonisti di un disastro devono andare fino in fondo, vanno fino in fondo loro. Non è corretto coinvolgere altri, almeno. Di solito funzionava così, voi avete fatto il guaio, voi ci state dentro, se no ci state dentro uguali. Intanto è sempre il Sassuolo a menare le danze, anche Milenkovic è andato in pappa di gatto, non riesce più a trovare la misura per un intervento, cioè, poi è tutta rivede... sfilacciata, tutta roba brutta la Fiorentina. Prossimo anno c'è da fare una rifondazione, io spero che siano cambiate non solo diciamo gran parte dei calciatori, ma anche qualcuno... della dirigenza, perché effettivamente questo è un disastro sportivo che ha pochi uguali, soprattutto per una città che è 3 anni che è fuori dalle coppe, ma questo finale di campionato è veramente imbarazzante. Ripeto, mi è venuto il mal di stomaco, venirmi il mal di stomaco a me, insomma, di Fiorentina ho viste tante, però ecco, questa è una delle peggiori. Non so Raffaello che ne ha viste più di me, Roberto, ma questa credo sia una delle peggiori, Raffaello. Ah, sicuramente. Ma visto che appunto il prossimo anno si parla di rifondazione, questo è una dichiarazione del fallimento proprio. Ragazzi, avete della ragione. Gestione della... Avete ragione, ma mancano ancora 4 partite alla fine di quest'anno, vai a far figurette? Rischiare la Fiorentina non rischia niente. Ditemi voi. In termini di retrocessione. Ma no, ma per carità, ma nella maniera più assoluta no. Ma c'è un po' di dignità anche, Non è mica, c'è mica sempre solo c'è anche un po' di dignità personale, professionale, per fare determinate cose. Te, guarda qui, era alla tre quarti di offensiva la Fiorentina in 4 passaggi, è tornata dalla Font. La Font dice, dai, che facciamo? E che fai, bimbo? E che devi fare? Stasera va così, stasera, giovedì, è andata così, è una stagione che va così. Mi leggo un messaggio che è arrivato. Traoré più Rasmussen quasi 20 milioni. Il riscatto di Muriel sono altri 15 milioni. Poi Zurkowski 5 milioni. Il riscatto di Edmilson a 8 milioni. Il mercato estivo parte con un bel meno 48 milioni. Spesi per giocatori non chiesti da Montella. È una squadra da rifondare da zero. Male quest'anno, ma siamo sicuri che il futuro sia così roseo? Si sbaglia anche i calci di rigore, Giorgio. Il movimento, non parliamo più di rigore dopo che ha sbagliato quello di Verretti. Questo addirittura... Muriel, dall'altezza del disco di rigore, gran bel lavoro di Federico Chiesa, solo angolo, credo. Ha deviato un giocatore. Sì, angolo.
Vediamo se nel mucchio, grazie Greta, nel mucchio non succede nulla perché spuntano le manone di consigli e siamo a 17 dalla fine. Ci saranno almeno 4 minuti in più di recupero perché siamo stati fermi tanto con il VAR. 5 minuti, minuti, almeno 5 minuti almeno perché c'è 5 stato minuti. Il VAR sul gol annullato Admiral, come caspita si chiama. Chiesa non controlla, meno male che ci sono i cinesi che ridono al Franchi guardando questo. Ma bisogna essere ridono per quale motivo? Non si sa, non lo so. Ragazzi, io è 43 anni che faccio questo mestiere, una roba così imbarazzante, era tantissimo che non la vedevo. Dai tempi di Avionsito Rambert dell'Inter. Sono curioso di vedere le pagelle di Raffaello. No, non le fa. Eccolo! Beloco! Muriel non ci arriva neanche lì. Fuori gioco. Ah, meno male. Fuori gioco. Però se non altro qualche motivo di svegliaggine c'è. Vediamo se è vero che era fuori gioco. Cioè, almeno un pareggio. Perché era fuori gioco, Beloco. Che se non altro si è rimesso a correre. Però capisco quello che dice adesso, al di là degli scherzi, capisco quello che dice Roberto Galbiati per un giovane entrare in questo casino. Ecco. È veramente una roba. Ciolito? Sì. Ciolito. Simeone per il numero 26 che è Nilson Fernandes. Quindi fa ritornare indietro Gerson, mette in mezzo ancora Simeone, Muriel e Chiesa. Io, Raffaello, per l'affetto che ti porto, sai cosa qual è il mio sogno stasera arrivati a questo punto? Che doppietta di Simeone. Doppietta di Simeone e così poi perlomeno qualcuno capirà qualche cosa forse, ma non lo so. Intanto si gioca sempre tutto nello stretto, il fallo è di Veretout su Sensi, il Sassuolo, Roberto correggimi se sbaglio, ma il Sassuolo si è completamente fermato. Si è un po' fermato. Sì. Completamente fermato, aspettando forse che venga sulla Fiorentina per cercare di trovare un po' di spazio. Sassuolo gioca in contropiede, gira palla. E... ha risentito. Più il Sassuolo che la Fiorentina. Era scontato. È la squadra che segna, che poi ne risente del VAR che annulla dopo 5 minuti quasi. Vero Raffa, verissimo. Vediamo, intanto Greta, altre notizie di contestazioni? No. Per adesso no. Le immagini che abbiamo da Sky dicono che Maratona e Ferrovia, come sempre, del resto sono sufficientemente ben gremite. La Fiesole allora è rientrata alla fine del primo tempo, non è stata fuori per tutti i 90 come era stato paventato in un primo tempo. C'è sempre comunque Chiesa che riesce, che quando corre va via, ancora area di rigore. La conclusione questa volta di Chiesa, tutto sul portiere, Muriel si arrabbia, ma Chiesa dice, oh ragazzi, Chiesa è l'unico che si sta dando. Se non vi svegliate voi faccio per conto mio, ma ha ragione. Chiesa è l'unico, gioca solo lui. Ha ragione, e deve essere tanto innamorato di Firenze per dire resto in questa squadra l'anno prossimo. Deve essere tanto innamorato di Firenze. Guarda, su quello non c'è dubbio. Ma tanto. Perché Chiesa si può dire tutto, però hai visto, ha giocato con la pubalgia, ha sempre comunque provato perlomeno a dare tutto. E anche stasera lo sta dimostrando. Quello che a me veramente fa male è vedere tutti gli altri che hanno completamente mollato Giorgio. Tutto, perché veramente ci sono comunque diverse persone allo stadio, vedere una squadra che non esiste fa veramente male, penso. Ancora possesso di palla del Sassuolo che sbaglia tutto perché Boga parte, il servizio è dietro e rimane tutto in possesso delle mani della Fiorentina. Ma anche fare cronaca è difficile. Per raccontarvela è, non dico, è dura, difficile, è complicato dura. Perché ma avresti voglia di usare determinati toni e termini, ma non lo puoi fare. Se ne usi altri non fai bene il tuo mestiere. Cerchi di dire quello che succede e quello che succede non succede, quindi come fai a raccontare una cosa che non c'è? Ma anche perché, Giorgio, il Sassuolo a un certo punto... Manca solo che si faccia male davvero qualcuno come Biraghi, così poi la frettata... Il Sassuolo a un certo punto ha smesso di... Non gioca più il Sassuolo, non sta più giocando. Finché ha giocato praticamente giocava una porta. Ti ha fatto male. Ora si sono fermati, ma la Fiorentina comunque non dà segni di vita lo stesso. Nonostante il Sassuolo non giochi più. Vediamo che cosa succede se qualche pallone è buttato via, perlomeno cercare di non perdere. Vanno avanti quelli del Sassuolo verso la loro porta. Sì, ma è come, ripeto, la sensazione che si ha guardando questa partita è che il Sassuolo dica alla Fiorentina, dai vieni, che vediamo di
rabberciarla sta cosa, perché ci rendiamo conto del dramma in cui vi abbiamo cacciato e non vogliamo farlo. Allora il Sassuolo è tutta dietro la linea del pallone, la Fiorentina cerca di trovare spazio sulla destra con qualche invenzione di Laurinini. Non fanno tre passaggi di fila, questo non è da ora. Palla, questo Giorgio non è da ora che non si vedono tre passaggi di fila dai giocatori della Fiorentina, già un pezzetto. Ha chiesto scusa Muriel e siamo a meno 12, più 4 di recupero saranno 16, è ancora lunga, c'è ancora tempo. Io mi auguro che il professore mandi un influsso, non so da dove, ma professore... non sono recettivi agli influssi. Cioè, vedo che anche il professore si sta arrendendo. Gli stanno spuntando i capelli in testa dalla disperazione. Una roba veramente... Non, devo dire onestamente e sinceramente, dopo giovedì non mi aspettavo una reattività pari a zero come questa. Tornavi in casa con tutto quello che è stato... Sì. Mi aspettavo un po' più di contro una squadra che non è che lottasse il coltello tra ma i denti. Ma non gliene fregava assolutamente niente al Sassuolo. Se prendeva tre pere andava a casa contento, esatto. Stasera ti lasciava giocare comunque, senza problemi. Ben altro non... clima sarà Empoli, insomma. Dove a Empoli se scendi con questo spirito, questi all'ultima spiaggia giocheranno col coltello tra i denti. Se la Fiorentina scende così, non so cosa può succedere. Sicuramente cose poco positive. No, una cosa mi lascia molto, molto perplesso e chiedo a Roberto, non vedo neanche Montella in panchina salta picchiare, cioè un allenatore quando si rende conto che c'è qualche cosa soltanto che non va... l'annullamento del gol ha cercato di incitare, ha detto ragazzi... Su dai! Se non ci attenzione, area di rigore il Sassuolo, questa volta bravo La Fonte! Perché la botta di Lirola era a colpo sicuro, questa volta è stato bravo La Fonte a dirgli di no. E vediamo se questo ennesimo pericolo corso sveglia un po' la Fiorentina. Ma anche Lirola completamente lasciato solo. Una cosa, io ripeto... Non ci arriva Belocco che io credo nemmeno una in terza categoria si veda queste cose qui che si vede. Belocco aveva 3 metri di vantaggio, anche lui. Cioè, guarda, Lirola sulla... Guarda, ecco, si vede qui, completamente lasciato solo. Bravo La Fonte, bravo, era Rogerio, scusami, non Lirola, era Rogerio. Fiorentina a 10 minuti dalla fine con il pallone in attacco, Belocco va giù per terra. Oh, in mena mia! E la rimessa dal fondo per il Sassuolo. Io non so più che cosa... Faccio lo sciopero del silenzio, forse è meglio. Parlate voi perché... No, veramente... io te l'ho detto, dispiace tanto... Che poi, tra l'altro, l'ha presa gli è rimbalzato sul muso. No, prima l'ha presa con la mano. Con la mano e poi sul muso. Sì, però insomma, guarda, una Fiorentina così, ripeto, erano anni e anni che non la vedevo. Soprattutto questo scarso impegno, questa confusione. Ma non vincono una cosa... un contrasto, non... No, niente. Non arrivano primi sul pallone. Duncan per il Sassuolo a fare legna ulteriormente in mezzo al campo. Vediamo se dopo questa bruttissima prestazione esce la contestazione Sensi, che da loro combinava tanto. Darà la smossa a un intervento pubblico della società, insomma, delle dichiarazioni. Ah, lei si aspetta questo, prof? Ma è l'unica cosa che possiamo... Io mi aspettavo che parlassero dopo l'eliminazione dalla Coppa. Anch'io. E invece però... brillano per assenza. 9 alla fine, punizione lunghissima al passaggio al portiere direttamente da parte di Pezzella, direttamente su consigli, e siamo a 8 dalla fine. Io Roberto ti chiederei, anche proverei anche a farti fare una lettura tattica di sta partita, ma credo che di tattico ci sia pochissimo da dire. L'unica squadra che ha giocato è stato il Sassuolo. Io non so se tu ti sei mai trovato nella tua carriera di allenatore in una situazione come quella che stai vedendo stasera. No, di netta inferiorità sì, ma così no. C'è una squadra che era nettamente più forte della mia. È possibile che sia anche una questione di testa? È sicuramente una questione di testa. Bravo. Qui oramai sono andati tutti in cortocircuito. Ormai. Sì, tutti in vacanza. Bravo. Cortocircuito mi sembra l'unica frase cosa... corretta. Era se potevi andare avanti in Coppa, ma in Coppa non c'era alternativa, cioè l'Atalanta ha dimostrato anche oggi di essere un'ottima squadra e di essere nettamente superiore alla Fiorentina, anche se la Fiorentina le sue cartucce le aveva giocate nei primi 10 minuti, le ha giocate male e poi dopo
la squadra più forte vince, non c'è niente da fare. Attenzione, testa contro testa tra Milenkovic e un giocatore del Sassuolo che resta giù. Milenkovic è fatto di ferro, si rialza, poi va a vedere che il collega non abbia problematiche. È Demiral, proprio l'uomo che aveva segnato il 2-0, poi annullato, no, Ferrari, l'uomo poi che resta giù, ma è un colpo fronte contro cranio, nessuno si è fatto male, fortunatamente tutti ripartono e siamo a 7 più recupero dalla fine. Professore, lei vedo che lei ogni tanto mi guarda come per dire, che devo dire? Che deve dire? Che ne so? Che deve dire? Ormai è... Ho la stessa espressione. Anche in tribuna a Firenze si sorride, ormai si fa, si cerca di comunque, ammortizzare questo comunque dramma. Ripeto, qui siamo sportivo, veramente al disastro completo, però io Giorgio mi ricordo già dalla partita col Cagliari, cioè c'è stato un giocatore che no, si gioca contro Montella. Rido perché Chiesa aveva detto alla Fonte, vieni, vieni a tirarlo, e la Fonte è, prima di rinviare è stato, ha detto calma, e ha fatto tutta la rovescia di quello che gli aveva detto Chiesa, sì, e Chiesa è rimasto per me c'è dei seri problemi anche nello spogliatoio, perché ripeto, già diverse partite. Io questa forse è la peggiore di tutti, ma insomma io mi ricordo che Chiesa è sempre comunque l'ultimo che si arrende, che molla, il resto oramai è da parecchie partite che non si vede più la Fiorentina in campo, i giocatori in campo. Sassuolo nel cerchio del centrocampo, 5 alla fine, meglio che parli Greta Beccaglia. Ho 66 anni, questa è la seconda peggior Fiorentina che mi ricordo. Il primato resta quello dove lo stopper, ora si dice centrale, era Zagano. Andrea, non ci siamo, sono stati spesi 8 milioni per la Fonte ed era meglio Dragoschi. Cari ragazzi, nessuno vi ricorda quando prima dell'era della Valle la Viola si salvava quasi all'ultima giornata a Lucia d'Appoggi Ponzi? Rimpiango Pioli, Montella via, che roba, bomba libera tutti, che disgusto e tanti messaggi negativi per la partita. Dunque, no, di ora, giallo per mettiamo i puntini sulle i. La Fiorentina prima della Valle, a parte che era scesa in B, un anno disgraziato, un Cecchigori, a parte, vabbè, lasciamo stare il fallimento, ma non è che si salvasse all'ultima giornata. E non solo, mi ricordo una Fiorentina e si salvò all'ultima giornata nel 76-77 con Foggia e Genoa, ma è quando iniziava a seguire la Fiorentina, mi sembrava ci fosse più entusiasmo tra i tifosi e più cuore in campo, ma no, sicuro in campo anche fuori da parte dei tifosi non è... c'era più grinta, io mi ricordo più... Roberto se Raffaello se ricordava meglio di me, io mi ricordo che prima che venissero i Pontello si lottavano le retrocedere, però c'erano dei giocatori che davano tutto, Roggi mi ricordo all'epoca anche nostra giocavano, no, arrivavi quinto, quarto non andavi in sì, Europa sì, no. Sì, ma mi ricordo che anche la Fiorentina quelle peggiori lottavano tutti fino alla fine i giocatori, e c'era il famoso detto, quello che dicevano, te di qui non passi, tiri la riga. Ti ricordi, Tendi su Causio, l'ha fatto tante volte, eppure quella Fiorentina lì lottavano per retrocedere. Questi proprio senza via, vediamo se in questi ultimi nulla. 4 minuti più recupero, almeno l'onta della sconfitta in casa è possibile da evitare. Anche Laurini viene avanti, intanto povero Belocò, credo che si ricorderà il suo esordio in prima squadra, perché ha preso anche un giallo, ma soprattutto se ci fossero le pagelle avrebbe preso due, sì, perché non l'ha mai né strusciata né vista, non ha vinto un contrasto, non ha fatto un passaggio giusto. Poirino. Sai, fa giocare il giovane è un rischio. Rischi di bruciarli, di rovinarli. O li fai giocare fin dal primo minuto e allora pigliano la ire della partita, come giustamente diceva Raffaello, ma metterli a partita in corso è un rischione esagerato. Come i frati trappisti, è passato un altro minuto, ne mancano 3 alla fine di questa robaccia. Alla fine, no, ne mancano 6. 3 più recupero, sì, io vado sempre almeno, al 90esimo. I recuperi sono almeno 5 minuti. Mamma mia, la Fonte, un rinvio lunghissimo con i piedi, Rogerio e Belocò, esce Ferrari e ancora e solo e sempre e comunque Sassuolo. Contropiede Sassuolo, palla dietro, angolo per il Sassuolo, perché da solo in area di rigore Biraghi in piedi non ci sta più. Deve regalare un angolo. Ma ha salvato un gol, perché sì, se il pallone andava a Berardi... Se si ferma tranquillo, se evita di svenire, se si ferma tranquillo e la tocca...
può fare, può evitare. No, credo che abbia fatto il massimo. Stavolta. Se il pallone andava a Berardi era solo come... Fatto sta che siamo a 2 dal 90 e c'è angolo per il Sassuolo che ovviamente adesso impiegherà quanto le guerre puniche per batterlo, ma loro fanno il loro. Loro fanno il loro. Vabbè, consoliamoci domani sera con Liverpool-Barcellona. Ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Angolo dentro, colpo di testa del Sassuolo, ancora angolo. Oh, e si finisce con la Fiorentina in difesa. Vedremo quanto ci sarà di recupero e anche quest'angolo è corretto perché ci è arrivato poi lo zuccone di Milenkovic a mettere in fallo laterale tutto. Raffaello, meno male che stasera non hai fatto le pagelle. Ma... meno male che non hai fatto le pagelle, perché sennò potrei fare sinceramente solo quelle del secondo tempo. Il secondo tempo l'ho visto, ma credo che nel secondo tempo, a parte l'impegno di Chiesa, cosa salvi? Ma anche Chiesa e comunque un impegno che non lo porta alla sufficienza, nella maniera più assoluta. Comunque. Gerson senza voto, ha toccato un pallone, mi sembra. Siamo al 90 ed è il Sassuolo che è in attacco con pallone tra le mani. Deve effettuare una rimessa collaterale. Il povero Simeone è entrato, Simeone non l'ha mai vista. Ecco. Cosa è entrato a fare? Ora te dimmi, ora De Zerbi. Ora De Zerbi, vinci 1-0, mancano del recupero. Cosa caspita fai entrare Matri? Se non fai tre punti era per giusta punizione. Palla sopra. Per tenere palla su. Ma cosa vuoi che tenga palla sopra, Matri? Cosa vuoi che tenga? Ecco, beh, bellissimo questo rinvio in fallo laterale di Gerson che non è servito perché riparte ancora il Sassuolo, nonostante tutto. E siamo al 90esimo ora, rimessa dal fondo, vediamo quanto ci sarà di recupero. Ovviamente se entra Mati 30 secondi 5 o 6 minuti. Vediamo scommetto. Quanto dà. Credo almeno 5, almeno 5 minuti sono regolari. Credo che chiederà il 5 VAR. Minuti. Chiede 5 minuti. Chiede al VAR. 5 minuti, ancora 300 secondi di speranza per, ripeto, non cancellare la figuraccia, ma evitare solo di perdere. Evitare solo di perdere. Che sarebbe non riesce a superare la metà campo la Fiorentina. Davvero, poi, guarda, davvero. Anche i disimpegni. Ma lo sa, sono 5 minuti che non supera la metà campo, veramente, la Fiorentina. Ma la differenza sembra anche di tasso tecnico, ma in realtà... di tutto. E sarà sicuramente una questione di testa, non lo metto in dubbio, ma comunque è una roba veramente imbarazzante. Ora, vi mettete a correre adesso? O branchi di io di me la ricorderò questa partita, Giorgio, per 90 minuti di mal di stomaco. Daniele ci scrive, devono rimborsare i soldi del biglietto. Eccoci, esce Berardi, credo, sì, esce Berardi, entra... Alessandro Matri, saranno 30 secondi di patimento in più, che però potrebbero essere quelli che forse, ormai non so più cosa dire, cosa fare, cosa augurarsi, perché veramente... Berardi è andato a dare la mano all'arbitro, benché abbia annullato il gol dopo 5 minuti. Ti garantisco che lo fa perché sta vincendo 1-0, perché se perdeva col piffero che andava a stringere la mano all'arbitro. Esatto. Perché c'è un vecchissimo detto che non si può dire. Entra Alessandro Matri, ma è in possesso di palla della Fiorentina. Siamo già al 91.36, si andrà al 95.30. In profondità Chiesa, giustamente, se la piglia con quelli che gli hanno recapitato palla dietro. Polemiche con Berardi e parte del pubblico, evidentemente non ha gradito qualche epiteto che gli è arrivato mentre andava seduto in panchina, o forse ce l'aveva con qualcuno così vagante. Fatto sta che c'è stata un po' di polemicuzza, ma niente di particolarmente esagerato. Montella è sempre in piedi, ma lo vedo vagolare nella nebbia anche lui. 92. Figlioli, ditemi voi. No, ma secondo Boga tempo perde, non hai quasi perde, mai passato la metà campo. La cosa, questo, la, cosa, guarda, la cosa incredibile. C'è, si lotta corpo a corpo e devo dire che l'unico che almeno tira fuori un po' di attributi è sempre comunque Milenkovic, in questo caso Laurini, perché gli rompe l'anima a vedere andare via la gente. Lì ma leggevo non tra i commenti, tra i messaggi dal pubblico, la squadra gioca contro Montella. Io vorrei, cioè no, non vorrei fosse così, ma temo che veramente sia... Non è solo autentico. Il telefonino di Galbiati, gli sta bene, quindi la prossima volta lo mette lì. Disorientamento della... Non credo che arrivino a questo punto. Cioè, i commenti sono tanti. È che ora...
La Fiorentina di ora è questa, con in più di qua. Una squadra senza carattere, senza attributi, come dicevamo, e lo sta dimostrando ampiamente. Cioè, attacca al Sassuolo praticamente da mezz'ora. No, ma non tiene una... Cioè, no, nulla. Siamo, lo per farvi capire, siamo all'altezza della bandierina del corner. Guarda che razzo di partita stiamo vedendo. No, una ci cosa sono pazzesca. Quattro giocatori del Sassuolo che fermano letteralmente ogni ripartenza della Fiorentina. Io non riesco... Boh, non... Totale assenza totale. E siamo... questo sarà fallo di Simeone su Ferrari, perché si è appoggiato dietro. Siamo al 94, bisognerebbe andare al 95, ma si andrà un po' più in là. Io la smetterei qua. E, esiste una figura nel pugilato che è il KO tecnico. Lancio della spugna per manifesta inferiorità. E in questo caso è manifesta inferiorità, ma non nei confronti del Sassuolo, nei confronti della normalità, perché certo, questa che non posso è... dire la verità. Se ieri ha perso il Real Madrid contro Rayo Vallecano, che è già retrocesso, può perdere anche la fine. Che belle parole di incoraggiamento queste, eh? Oh, ragazzi, è un paragoncione questo, eh? È il Bayern che ha pareggiato a Norimberga, perché il Norimberga ha sbagliato un rigore al 91esimo. Dici la temperatura del Franchi, Greta. Adesso non ci sono commenti, solo contestazione. La curva si è ripopolata dopo l'intervallo. Montella, fermo. Ci ha provato. Montella, me lo ricordo, gli ultimi anni in cui era a Firenze, Montella non si scomponeva mai, nemmeno quando la Fiorentina magari faceva qualche brutta partita. Oggi... nelle poche inquadrature l'ho visto nervoso. Io Massimo vorrei non vederlo ridere ora in conferenza stampa, ma non qui credo c'è da piangere, non credo proprio di ridere. C'è ragazzi, da piangere. Io non vedo, siamo spero non rida. Io non al 95esimo, si andrà avanti ancora 30 secondi, a meno che la bontà dell'animo dell'arbitro non sia quella di far segnare due palloni la Fiorentina. In campo. Palla al limite dell'area, la conclusione, Consigli non la para, la lascia uscire. La conclusione era di Muriel, c'era un altro pallone in campo. Non se ne sono accorto. Che però mi pare sia partito dalla panchina del Sassuolo, quindi qualcosina ai componenti della panchina si potrebbe anche dire. Intanto siamo vicini alle 23 e qui siamo già al 30esimo, credo che sia... No, non ha ancora fischiato, ma credo che sul rinvio di consigli fischi l'ennesima sconfitta casalinga della Fiorentina, che arriva in questo istante. Fiorentina 0, Sassuolo 1, e questo sì, davvero, è il De Profundis della Viola, perché stasera si è toccato il fondo sotto tutti i punti di vista. Ancora un minuto, Giovanni, e poi chiudiamo la trasmissione, perché merita, per far cronaca, far vedere la classifica, dove è finita la Fiorentina dopo questa parte sera. destra Sassuolo 41, Cagliari 40 e Fiorentina 40, perché nel doppio confronto il Cagliari è davanti alla Fiorentina. C'è la Spal 39, il Parma e il Bologna 37. Non ci sono problematiche varie di nessun tipo nella maniera più assoluta, però Montella, no, quattro partite, no, ma è quello, tre sconfitte, guarda, un pareggio. Ma, mi hai anticipato, ma se continua a perdere, ma siamo sicuri che poi la prossima stagione è ancora allenatore della Fiorentina? Perché hai detto bene, vabbè, quattro partite, tre sconfitte, ma poi urge, sempre peggio. Qui urge un intervento, da parte di qualcuno per invertire... Ma questo anche treno. Perché se Montella continua a perdere, ragazzi, io non so. Perché manca reclamo ancora... con l'arbitro? Sta parlando con Furno, comunque, non si capisce bene di che cosa sta chiedendo. La causa non è Montella ora. No, non lo è... so, però ho capito anche l'allenatore. Soprattutto si è visto quanto si sia risolto poco con la sostituzione, sì, Massimo, di Pioli. Basta vedere il bilancio casalingo della Fiorentina. Non è colpa di Pioli, ma... c'è un'inversione di tendenza, la deve dare. Cioè, allora, se non è colpa di Montella, prof, non era neanche colpa di Pioli, allora. Perché se ripeti un'altra volta con l'Empoli... È colpa di chi va in campo, io non ero uno di quelle... Allora, da stasera, una società come vuole giustamente Raffaello Paloscia alza il telefono e dice: Montella, da stasera tu ti ritiro. Infatti.
Quello sarebbe un bel segnale finalmente di vita. Sarebbe la prima cosa, ecco. L'unica cosa da fare ormai sarebbe quella, ma non, anzi, va, no, da, sta, non sarà, da stasera no. Tutti ritiro fino alla fine ma del campionato. Ma non lo faranno. Il problema è che no, si no, può fino io ti dico fino a, a basterebbe no, già fino a domenica. Di questo passo. No, io c'ho il bilancio casalingo della Fiorentina, ha giocato 17 partite in casa, ne ha vinte solo 5. Non vai da punte 8 pareggi e 4 sconfitte. È un bilancio da lotta per la salvezza. Non vai da punte parti. È un girone che la Fiorentina non vince in casa, perché aveva vinto con l'Empoli. Domenica prossima c'è l'Empoli, però a Empoli. Stasera è perso 1-0 con il Sassuolo. Bah! Sarà tutto da vedere. Ringrazio Roberto Galbiati, Raffaello Paloscia. Buonasera a tutti. Serata drammatica. Uno che si rifiuta di fare le pagelle, tutto poi dire. Soprattutto uno come te, ecco. È la protesta massima civilmente e giornalisticamente fattibile nei confronti di questi quattro denegati che sono in campo. Ci vediamo domenica comunque a mezzogiorno e mezzo, perché noi il calice amaro lo beviamo fino in fondo. Grazie a Maurizio Canino, direttore di Controcalcio. Grazie a voi. Professor Massimo Valeri, siamo riusciti a sporcarle la fedina. Okay. Siamo sono riusciti contento a di avervi rivisto, quello è stato un piacere. Insomma, oggi era impossibile. Oggi è contato più il gufo. Oggi era impossibile. Greta Beccaglia, grazie. Grazie. Dobbiamo ricordare una cosa, assolutamente. Dobbiamo ricordare una cosa, è un po' una serata particolare, però il 6 maggio ci sarà un benefit gala dinner al centro Pecci con la fondazione di Babacar. Una serata di beneficenza il cui ricavato interessa sia al centro Pecci nel settore educazione e alla Trenta Foundation di Babacar. Una serata molto bella, per partecipare centro Pecci x30@centropecci.it. Sigla!